Ok, allora intanto io sono Remo e do il benvenuto a tutti chi è qui presente questa sera. Ringrazio Pasquale per la sua disponibilità, come sempre, per tutti coloro che ci seguono, sia da parte del suo canale sia da parte del nostro, specialmente i nostri piloti che continuano sempre a ringraziarlo per tutto quello che User is fa. your channel timed out. E questa sera Pasquale farà un approfondimento quanto riguarda il funzionamento dell'overhead del 737, che ricordiamo tutti sono comunque degli approfondimenti specialmente per quanto comunque poi riguardano anche la realtà, lo spiegherà meglio Pasquale, ma si approfondisce un po' più la situazione per quanto riguarda la simulazione. Quindi ripeto, non sarà una lezione che si sostituisce a quello che è una vera e propria lezione di volo, rimaniamo User sempre, enters almeno your per questa channel. sera, per ciò che riguarda la simulazione, anche se rispecchia molto la realtà. E lascio la parola a Pasquale per spiegare meglio perché è sicuramente più bravo di me. Grazie ancora Pasquale per essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Siamo in User diretta joined your stasera e channel. come mi ha giustamente introdotto Remo, appunto, in questa sera parliamo dell'overhead 737. Ci tengo ancora una volta di più a fare questa, ecco, a User was moved to sottolineare your quanto ha channel. detto Remo in maniera ancora più approfondita, mai sostituire queste lezioni o altre anche del mio canale, eccetera, con lezioni presso scuole di volo. Personalmente non sono un istruttore di volo, quindi non ho la competenza per poter insegnare qualcosa, ecco, in maniera legale. Quello che facciamo stasera, giustamente, è un tutorial. Io mi rifarò alle procedure realmente in essere per quanto riguarda il 737, una macchina che conosco e che giustamente, User ripeto was ancora moved una out of your volta, non channel. vanno sostituite in assoluto per la questione di lezioni di volo, ma ancora di più se state facendo type rating o cose del genere. Quindi assolutamente. Anche perché. E qui approfitto, entriamo già, diciamo, nel vivo, non di quello che diremo stasera, però già nel vivo un po' della faccenda. Ricordate che ogni compagnia ha le sue standard operation. Tra l'altro la VIG so che ne ha introdotte anche di sue simulate, che però vengono prese dalla realtà. Quindi ogni compagnia ha le sue standard operation. Questo significa che l'aereo viene utilizzato in determinati modi. Come vedrete stasera sicuramente User was qualche moved domanda in to your merito channel. capiterà. Ecco che le procedure che vedremo stasera, che almeno io conosco, sono riferite a, User was moved out of your channel. diciamo, una specifica compagnia. E questo significa che User prendiamo joined your un'altra channel. compagnia che utilizza la stessa identica macchina, magari le stesse procedure non vengono fatte nello stesso ordine, non vengono fatte nello stesso modo, l'aereo potrebbe essere configurato in maniera leggermente diversa, quindi una serie di valutazioni che ci fanno capire che il discorso che faremo stasera ha una validità generale, ma sostanzialmente, diciamo, il grosso, la parte più sostanziosa, non cambia assolutamente, per cui quello che diremo stasera è valido quasi per tutti. Però, proprio perché esistono le SOP, non si può fare un discorso specifico e mirato per la macchina, ma si può fare un discorso generale, che va appunto a trattare più dei sistemi e quindi a capire cosa c'è, cosa succede dietro ogni singolo interruttore. Infatti, non so quanti di voi si sono affacciati in un cockpit di un 737, ma anche di qualsiasi altro aereo. Secondo me, almeno quella che è stata la mia iniziale impressione quando ero User was piccolo, moved to your è channel. stata questa moltitudine di pulsanti che sembrano quasi tutti inutili, perché ne sono così tanti, uno dice, ma possibile li si usi tutti? Come vedremo stasera, alcuni si usano effettivamente ad ogni volo, altri piloti praticamente non li toccano mai. Quindi, però, la cosa essenziale da dire è perché sono stati messi tutti lì, cioè perché si trovano tutti nel cockpit. Ecco, questa già è una frase sbagliata, perché esistono dei comandi che non sono centralizzati nel cockpit, per quanto strano possa sembrare. Sono comandi estremamente specifici che sono allocati in altre parti dell'aereo. Per esempio, mi viene così in mente la cosa più banale: i controlli del refuel, quindi per il caricamento e scaricamento del carburante, sono sì in parte nel cockpit, ma buona parte, in realtà sono pochi switch, sono presenti nel pannello di rifornimento, per cui non sono centralizzati nel cockpit. Questo perché ovviamente quello è un problema del rifornitore, non è User un problema dei disconnected from your piloti. I piloti channel. comunicano una data quantità di carburante da caricare o da scaricare,
E quindi poi il rifornitore sa cosa fare. Ovviamente è formato per una certa categoria di aerei o varie categorie di aerei. Quindi quello che voglio dire è che la maggior parte dei comandi sono centralizzati nel cockpit. Quando la manutenzione lavora, vi farà strano, proprio oggi assistevo a questa scena in diretta, ma per dire, mi è capitato tante volte di vederlo. User I was moved to manutentori your che lavorano channel. su un aereo, di solito non c'è un solo manutentore, c'è un team di manutenzione e una parte si trova all'interno del cockpit e l'altra lavora all'esterno dell'aereo. Nella fattispecie stiamo parlando della riparazione di un aereo colpito da un fulmine che, insomma, aveva un problema nella zona vicino all'APU. In questo caso, era abbastanza interessante vedere come il team di manutenzione era proprio diviso, una parte era nel cockpit e non è così automatica come cosa, cioè immaginate che il vostro meccanico, no, quando aggiusta la macchina, sta risolvendo un problema, per esempio alla marmitta, e c'è un team di manutenzione per cui, ad esempio, c'è un meccanico dentro la macchina, cioè proprio ai comandi della macchina, e l'altro a lavorare dove effettivamente c'è il problema. Questo vi fa capire che i comandi negli aerei, cioè tutti i comandi più fini, anche i più particolari, sono comunque possibilmente centralizzati, ma non sono tutti lì. E quindi da qui capiamo che la necessità di avere una moltitudine di comandi costringe, per forza di cose, i costruttori a metterli da qualche parte e non potendoli mettere davanti ai piloti perché c'è già molto, li devono mettere da qualche altra parte. E quindi ecco che nasce l'overhead. L'overhead, che è una versione avanzata degli aerei moderni, ovviamente, del vecchio ingegnere di volo. L'ingegnere di volo era una figura che è esistita fino a qualche decennio, diciamo anche meno di qualche decennio fa. Era il terzo pilota, sostanzialmente si occupava dei sistemi, quindi verificava che, ad esempio, il carburante fosse gestito in un certo modo. Non so, i sistemi idraulici fossero gestiti in un certo modo, i sistemi elettrici funzionassero in un certo modo, lasciando ai due piloti diciamo, l'onere di gestire il volo, semplicemente. Oggi che cosa è successo? Questa figura è venuta meno perché con l'autoautomatismo degli aerei, ovviamente la figura dell'ingegnere di volo è venuta meno proprio come necessità e quindi tutti i comandi sono stati relegati alla parte superiore dell'aereo per un relativamente semplice accesso dei piloti a questi comandi. Come vedrete poi i comandi più vicini ai piloti sono quelli che si usano di più, i più lontani sono quelli che in volo probabilmente non tocchi proprio. Tanto che ci sono dei comandi su 737 dove addirittura per essere azionati sono così lontani che bisogna alzarsi. Bisogna praticamente sollevarsi un po' dal sedile ed è un comando, sto parlando della gestione dell'IRS e poi vi dirò che cos'è, che si trova parecchio su e generalmente per chi soprattutto è minuto di statura, per arrivarci bisogna proprio sporgersi indietro e in alto e quindi molto spesso bisogna addirittura alzarsi. Questo perché, ad esempio, la piattaforma inerziale, che è appunto questo IRS, non è qualcosa che si fa a regolare durante il volo, ma è un qualcosa che si attiva a terra e sostanzialmente poi si spegne una volta che l'aereo bisogna lasciarlo così. Quindi io direi di entrare nel vivo e appunto qui sulla lavagna abbiamo un overhead, ringrazio chi ha realizzato questa immagine, deriva da un simulatore, da quello che voi utilizzate, e sostanzialmente rappresenta in maniera abbastanza fedele, devo dire, l'overhead di un 737, è vero. Allora, per capirci, Pasquale, scusa un Sì. secondo solo, magari per i nuovi arrivati che non perché magari tanti stanno al cellulare e non si accorgono della chat qui, abbiamo mandato in questa chat, se voi andate a vedere, il link per aprire la pagina che Pasquale sta facendo vedere, la lavagna, diciamo, digitale, in modo che potete vedere quello che fa. Vai, Grazie. scusa. User No, joined no, your certo. channel. Io l'ho condivisa anche su Facebook, per chi ci segue Perfetto. da Facebook. Vai, scusa, Pasquale. No, ma ci mancherebbe, va benissimo. Allora, User joined your channel. la parte che dicevo, due comandi che di solito sono di difficile raggiungimento, sono questi due, e molto, molto, molto spesso, diciamo, questo è completamente questa parte, non so se la vedete, un attimo che la evidenzio magari, ecco, in questo modo.
Questa parte è assolutamente impossibile da raggiungere se non in piedi. Ora, questa parte, questa qui, non è necessaria, o meglio, paradossalmente svolge una funzione essenziale per il volo, perché la piattaforma inerziale ci dà praticamente la posizione dell'aereo, poi ora sto semplificando parecchio, e quindi. Questo è l'unico motivo per cui noi paradossalmente riusciamo a sapere sia la nostra posizione geografica, sia la nostra attitude, cioè se l'aereo, l'assetto che l'aereo ha, quindi l'angolo di bank, quindi il rollio, l'angolo di pitch, quindi il beccheggio, tutto quello che potete immaginare, il funzionamento dell'indicatore User d'assetto, disconnected del from your channel. variometro, insomma, una serie di. No, perdon, il variometro no, anche se comunque ha a che vedere leggermente con l'IRS, quindi comunque una volta spenta si perde una buona parte dell'informazione anche di quello, però sostanzialmente questo dispositivo che vi ho evidenziato è essenziale per il volo, ma è praticamente irraggiungibile durante il volo perché o funziona o hai un serio problema, quindi quelle manopole difficilmente le vorrai azionare durante il volo perché semplicemente non ci ci sarà bisogno. Ugualmente, se ci spostiamo un attimo, ci vediamo questo dispositivo. Un attimo che riduco un po' ecco, spessore, perfetto. Ecco, c'è scritto LE Devices. User LE, joined your channel. questa è una cosa simpatica. Allora, io molto molto tempo fa, voi sapete che c'è l'indicatore dei flap e sotto l'indicatore dei flap del 737 c'è una scritta che ogni tanto si illumina di verde, in cui c'è scritto LE Flaps. Ok, allora io inizialmente, ma sto parlando veramente di tanti, tanto, tanto, tanto tempo fa, pensavo che fosse un termine francese, cioè le flap, sa sapete, tipo come per dire i flap. Poi però pensandoci, in effetti, il Boeing è un aereo americano e contrariamente al TB9 su cui mi sono addestrato, diciamo, più o meno tutto è in inglese, anzi tutto è in inglese, non ci sono ogni tanto le scritte francesi. E allora questo le flap aveva bisogno di essere esplicitato. E che cavolo significa le flap? Sta per leading edge flap. Quindi, cosa sono questi leading edge flap? Beh, sostanzialmente sono gli slat, quelli che noi chiamiamo slat. Quindi sono la parte anteriore del bordo d'attacco dell'ala, quindi la parte anteriore dell'ala, quella parte che scende leggermente. Per aumentare le performance di decollo, sostanzialmente funzionano allo stesso modo più o meno allo stesso modo dei flap e aumentano, diciamo, ora passatemi questa cosa, è un po' imprecisa, però va bene per quello che stiamo dicendo, aumentano leggermente la portanza dell'ala e quindi ci consentono di decollare in uno spazio più ristretto, atterrare in uno spazio più ristretto. Quindi, questi LE devices sono appunto dispositivi, traducendo letteralmente, del bordo d'attacco. Infatti, leading edge, leading edge in inglese significa bordo d'attacco, è proprio il termine tecnico. Che cavolo è sta roba? E soprattutto si clicca, non si clicca. L'unica cosa con cui si può interagire con questo pannello è un piccolo pulsantino che vedete qui, dove c'è scritto test. Se voi premete quel pulsantino, quell'albero di Natale rosso e verde si illumina e quindi provate se tutte le lucette funzionano. Però se lucette che senso hanno? Ecco, questa è una cosa interessante. Cioè, che me ne importa di quello che insomma, cosa me ne importa dei leading edge devices? Beh, è importante perché dovete sapere che ognuno di questi pannellini che si aprono davanti all'ala è mosso da un attuatore, è mosso da un motore, diciamo così. E ognuno di questi, quindi potenzialmente può guastarsi singolarmente, cioè ognuno di questi nella sua singolarità, nella sua solitudine può guastarsi e guastandosi e noi abbiamo bisogno di sapere se uno di questi non si è aperto perché che significa? Se immaginiamo che per esempio il numero 2, questo qui, si guasti,
Allora, il suo esatto posto, il numero 7, sull'altra semiala, invece funzionerà, quindi un'ala avrà più portanza dell'altra e quindi l'aereo inizierà a sbancare, inizierà a inclinarsi dal lato, cioè verso il lato di quello che non si è aperto. E questo è un problema. Quindi ci serve un dispositivo che ci comunichi che, insomma, tutte le superfici siano fuori. Ovviamente voi direte, ah, però mi sembra una cosa abbastanza essenziale, perché non l'hanno messa in un punto un po' più evidente? Perché qui siamo nel punto più alto dell'overhead, quello che difficilmente si osserva. Beh, in realtà una simmetria degli slat, laddove esista, si palesa abbastanza facilmente, per cui si visualizza abbastanza facilmente durante il volo, per cui durante il drill, durante la procedura mentale, si è addestrati. Quello che si fa è subito vedere se i flap sono scesi in maniera contestuale, quindi se sono scesi tutti e due insieme, e subito dopo, se i due flap sono allineati, quindi vuol dire che non sono i flap, si guarda subito quel dispositivo. Adesso, questo dispositivo come si legge? Perché è abbastanza criptico. Allora, partiamo dalle luci rosse che ci sono in alto. Queste più in alto, se ci fate caso, sono più scure. E sono rosse, diciamo ambra. Quando chiediamo l'apertura dei flap, vi ricordo che non c'è una leva per gli slat e una leva per i flap, la leva è solo una ed è per i flap. Quando io comando un certo angolo di flap, insomma, gli slat si aprono in conseguenza alla quantità di flap che io sto chiedendo. Quindi, che succede? Nel momento in cui gli slat si stanno muovendo, si accende la luce transit, quindi la luce rossa, per dire guarda, si stanno spostando adesso, ora cioè stanno portandosi o in un angolo maggiore o in un angolo minore. Contemporaneamente, però, cioè, o meglio, successivamente, quando io diciamo, ho ottenuto un movimento, e quindi il movimento si è arrestato, si accendono le luci verdi. Quindi se sono chiusi User non si joined your accenderà channel. alcuna luce, come in questa immagine. Se si User stanno joined your aprendo, channel. avremo luci rosse. Nel momento in cui si bloccano nella User prima disconnected from your tacca, diciamo, channel. degli slot, si accende questa fila, la fila più in alto di verdi. Nel momento in cui li chiedo tutti, si accende la seconda fila di verdi. Adesso, se ci fate caso, c'è un'indicazione abbastanza particolare, per quanto riguarda. C'è scritto flap, no? Sopra, vedete? E sono unite le lucette verdi, quindi vanno o chiuse o full extended, scusatemi. Quindi, cosa significa? Cosa significa questo? Perché queste sono unite, queste no? Allora, è molto semplice. User Quando disconnected voi. from your channel. Scusatemi. Problema con il microfono. Non so fin dove avete sentito. User joined your channel. Penso, allora, ripeto, quando voi avete comandato un'apertura di flap, vi ho detto gli slat non hanno una leva loro, però gli slat sulla parte anteriore dell'ala, fino al motore, allora, dove si trova il motore? Il motore si trova nella separazione fra il 4 e, cioè, fra gli slat e i flap. Ora, questi si chiamano flap perché sono sempre sul bordo d'attacco, cioè non li confondete con i flap, quelli ufficiali, sono sul bordo d'attacco, però sono tra il motore e la fusoliera. Questi sono dei flap detti Kruger flap. Questi non sono tecnicamente degli slat, cioè sono considerati dei flap, però sono nella parte anteriore dell'ala. E sono fatti in maniera un po' diversa rispetto agli slat. Mentre gli slat dovete immaginare come il bordo d'attacco che si sposta più avanti, semplicemente. Questi Kruger flap sono. Faccio un disegno. Facciamo prima. Allora, non so se lo vedete. Eh no, però mi sono andato a mettere in un angolo. Allora, questo è il bordo d'attacco, no? Vede? Mi confermate che si veda? User joined your Sì. channel. Ok, perfetto. Allora, questo è il bordo d'attacco dell'ala, quindi la parte anteriore. Quando voi andate ad aprire, diciamo, qui, scusatemi, anzi, so come sistemare questa brutta faccenda. Un attimo solo, datemi proprio 30 secondi. Allora, oh, molto meglio. Allora, questo è il
Molto peggio. Allora, questo è il bordo d'attacco, no? Abbiamo l'ala dietro, in questo modo, e tutta questa parte si può muovere in avanti. Quindi, all'atto pratico, se noi abbiamo l'ala, in questo modo, lo slat fa così. Ok? Oh, si vede, questa è una sezione. Quindi l'aria praticamente sarà costretta a fare questo giro in questo modo. Oh, questo è quello che succede con gli slat, che sono que questi e questi. Invece i Krueger flap, che se noi prendiamo l'ala, questa è l'ala, no? Abbiamo il pilone del motore, perdonate il pessimo disegno che sto per fare. Infatti è venuto proprio brutto. Questo è il motore, no? Tutti quelli che stanno qui fino alla winglet, diciamo fino alla punta dell'ala, sono slat. Quelli che si trovano qui sono Krueger flap. Pratica, i Krueger flap sono fatti così. C'è l'ala. Invece di abbassarsi tutta la parte anteriore dell'ala, semplicemente c'è un pannello che esce in questo modo. Non è così semplice il movimento, però dovete immaginare questo pannello che è normalmente richiuso nell'ala che spunta in questo modo e quindi si presenta proprio così, come un flap, cioè è simile, però ricordatevi sempre che l'aria viene sempre così. Quindi noi distinguiamo i flap, abbiamo gli slat avanti e poi abbiamo i flap dietro in questo modo. Se notate la forma di questa roba è simile a un flap, ecco perché si chiamano flap. Però non fatevi confondere, perché quel dispositivo misura solo i dispositivi che si trovano davanti all'ala. Infatti, non a caso si chiama leading edge flap, leading edge devices, scusate. Ora, perché a questo punto questi sono uniti? Perché i Krueger flap hanno solo due posizioni, o chiusi o aperti, non ci sono posizioni di mezzo. Mentre gli slat possono uscire un po' o uscire del tutto, quelli escono e basta. Ok? Bene, poco più su, in questa zona, troviamo questo coso, ELT. ELT è un acronimo, sta per Emergency Localizer Transmitter, ovvero trasmettitore di posizione d'emergenza. In pratica, ha solo due posizioni con l'interruttore, se ci fate caso, cioè on e arm, vuol dire che non lo potete spegnere. Arm è la posizione normale, cioè quando voi avete chiuso la guardia. Ah, per intenderci, queste cose che stanno davanti agli interruttori, questi neri, questo rosso che sta qui, questi altri neri, questo, si chiama guardia, si chiamano guardie e sono delle protezioni che servono per appunto evitare che nel passare la mano io possa urtare gli interruttori, quindi li chiudono letteralmente, cioè si chiudono addosso e ti impediscono di toccare gli interruttori che in volo non dovresti toccare. Per esempio, queste guardie assolvono, queste due in particolare, queste di più giù che ora vedremo che sono, assolvono un ruolo essenziale, cioè se spegni quelli in volo, insomma, non è piacevole per niente. Quindi dicevamo l'ELT, o lo metto su ON e quello inizia a trasmettere la mia posizione, la trasmette su una frequenza specifica che viene utilizzata dai soccorritori, oppure su ARM, nel momento in cui l'aereo urta, oltre una certa quantità di G, quindi con un impatto vero e proprio, l'ELT in automatico inizia a trasmettere la posizione. Non è la scatola nera, non c'entra niente con i flight data recorder, con i cockpit voice recorder, quindi con le scatole nere. Dette così, è proprio un altro dispositivo completamente diverso, serve per localizzare l'aereo, quindi è un localizzatore. E quello in caso di impatto interviene e sostanzialmente invia un segnale che è facile seguire con dei dispositivi e ritrovare l'aereo. Ora, molto spesso qualcuno dice: ma come che i localizzatori non funzionano per trovare gli aerei che sono finiti sott'acqua? Beh, ovviamente il segnale ha una certa attenuazione, poi soprattutto nell'acqua, per cui se l'aereo affonda particolarmente in maniera abbastanza profonda, non rileverai l'ELT e quindi sarà difficile trovarlo. Però sappiate che perché dovrei avere una posizione on a questo punto? Perché se sono già in emergenza,
cioè se sono già in una situazione concreta di emergenza dove il fatto, quello che io sto per andare a fare o che sta succedendo potrebbe portarmi a non poter comunicare la posizione quando arrivo a terra, allora lo accendo subito, in modo tale che la traccia rimanga, perché comunque io ho già avvisato, quindi già un team di ricerca e soccorso che sta già vedendo dove io sono, e quindi, insomma, possa avere qualche chance in più di essere trovato, sostanzialmente. Quindi, per l'IRS, portiamoci rapidamente qui, non c'è molto da dire in realtà sull'IRS, questi due interruttoroni qui hanno sostanzialmente quattro funzioni e sono due IRS, perché ci sono, cosa sono gli IRS? Sono l'Inertial Reference System, cioè il sistema di riferimento inerziale, praticamente sono dei triangoli, dei giroscopi solidi, cioè non sono mo in movimento, sono fatti da dei laser. Il laser riesce, ora vi risparmio come funziona, magari poi ne potremmo parlare, e questo è anche uno dei motivi per cui non si sorvola l'Antartide, poi ne parlerò in un video, è abbastanza simpatica la cosa. Sostanzialmente, sti cosi, questi triangoli, hanno due laser e riescono a capire la posizione dell'aereo nello spazio e anche rispetto al terreno, diciamo, per avere l'indicatore d'assetto. Hanno quattro regolazioni, hanno quattro posizioni. Allora, off ovviamente, no, scusate, stavo dicendo ce ne sono due perché ci sono due distinti sistemi. Ecco il senso di L, left e right, destra, quindi due sistemi indipendenti. Allora, off ovviamente lo spegni, quindi smette di funzionare. Align, serve per allinearli, perché questi hanno bisogno di un tempo che all'incirca le nostre latitudini circa un 13 minuti. E in pratica quello che succede è che io quando vado a mettere line, i giroscopi vanno ad effettuare una procedura di allineamento che sente il campo gravitazionale terrestre e la rotazione terrestre, e attraverso, vi risparmio tutta la tecnica di sti cosi, sostanzialmente dopo 13 minuti ti restituiscono, cioè puoi iniziare ad utilizzare l'aereo, perché da quel momento in poi qualsiasi movimento tu faccia con l'aereo loro lo sentono e quindi lo addizionano alla posizione precedente. Per farvela più semplice, l'IRS, immaginate di bendarvi, no? E di non sapere quindi che cosa, dove voi vi troviate, però contate i passi, quindi contate tipo due passi in avanti, cinque a sinistra, tre a destra, e quindi non sapete dove siete, però sapete dove siete rispetto alla posizione iniziale. Ecco qual è il senso di quel tastierino che sta lì su. Io vado a dargli la posizione iniziale in coordinate e lui poi, con quei due sistemi, mi dirà quanto incremento ho fatto, per esempio verso nord, verso sud, e quindi lui saprà sempre dove si trova l'aereo. Molti dicono: ma perché, diciamo, perché io devo avere questa complicazione enorme se posso utilizzare GPS? Beh, il GPS è una rete privata, tutto sommato, cioè una rete pubblica, però non è tipo dell'umanità. Il GPS, se prendiamo strettamente il GPS, è degli americani, poi c'è il GLONASS che è dei russi, c'è Galileo che sta entrando in funzione, degli europei. Se un giorno a qualcuno di questi governi gira male e spegne tutto, noi perdiamo il GPS, gli aerei non può essere che si trovino in volo e non riescano più a sapere dove si trovano. Ecco perché c'è sempre bisogno di una fonte indipendente, e tuttora gli aerei montano questo sistema e lo montano anche, diventano sempre più precisi questi sistemi. Ecco perché l'aereo deve essere assolutamente indipendente dal punto di vista del posizionamento. Quindi questa è la risposta alla domanda. Poi c'è una modalità nav, quella di navigazione, cioè semplicemente quando io metto su nav, quando l'allineamento è terminato, o anche durante l'allineamento, posso mettere su nav e quindi la piattaforma, se si è allineata, poi mi dice dove mi trovo effettivamente. E poi c'è ATT, che sta per attitude. Praticamente, se voi malauguratamente, questo è anche un motivo per cui quegli interruttori sono parecchio lontani, se voi malauguratamente spegnete l'IRS in volo, uno dei due o tutti e due va a finire molto male. Loro perdono l'allineamento iniziale e l'allineamento va fatto a terra fermi. Quindi, se cercate di fare l'allineamento in volo, l'allineamento non viene più effettuato. Però non è tutto perso. Infatti, se voi mettete su ATT, su Attitude, si possono riaccendere gli indicatori d'assetto. Quindi avete almeno la situazione dell'assetto dell'aereo. Ma la navigazione è persa.
Ok, quindi non bisogna assolutamente mai, nemmeno per un istante, spegnere e riaccendere la piattaforma inerziale perché ovviamente perdereste tutto. E quindi Attitude serve proprio in casi Ora comincio a estremi. capire. Ora comincio a capire che è successo proprio a me. Ho fatto questo errore. Ah, ecco. Se voi spegnete l'IRS, non c'è modo in volo di riprendere la piattaforma inerziale. Quindi, se ne spegnete uno, perdete quel lato e poi farete qualcos'altro che dopo vi faccio vedere come recuperare. Se ne avete spento solo uno, se, come recuperare entrambi i sistemi, cioè entrambi i pannelli dell'aereo, quindi entrambi i display di navigazione, sia del comandante che del primo ufficiale. Perché va da sé che l'IRS di sinistra alimenta in condizioni standard i display del comandante e l'IRS di destra comanda i display del primo ufficiale. C'è un modo, se ne avete spento solo uno si è guastato, perché può succedere, per averli comunque su entrambi i display, però ve lo faccio vedere dopo, basterà scendere un po'. Quindi questo è il senso dell'IRS. Ragazzi, io avrei una perplessità sulla manopola. In pratica, io ricordavo tempo fa che se lo lasciamo in posizione align, lui fa una sorta di allineamento veloce, più rapido rispetto a quello normale, quindi anche meno accurato. Magari se in condizioni particolari non ricordo bene, mentre per allinearlo, diciamo, secondo una procedura normale, va subito messo su nav appena, diciamo, effettuiamo le operazioni di pre-flight, no? Scusami, io purtroppo ho perso la parte centrale, no, mi devi scusare, ho sentito solo la parte iniziale, cioè è finale, però mi sono perso tutto il centro. Se potresti ripetere, ti ringrazio. Grazie. Sì, magari ti torna meglio in mente perché io ricordo molto vagamente che in posizione align è una sorta di allineamento più rapido che fa e quindi meno preciso rispetto a quello normale se lo mettiamo su nav in pratica, perché noi se lo mettiamo su nav lui comunque si fa prima l'allineamento e poi va in operatività. Ma guarda, allora. Non so se adesso Leonardo comunque stai parlando di questa procedura sul simulatore, perché in effetti sì, sul simulatore c'è questa sorta di procedura, quindi No, mettiamola in quel modo anche fa. l'avevo letto No, dal manuale, sì. ok. Ora non ricordo di preciso, poi magari se riesco a trovarlo. Guarda, io ti dico la verità. Cioè, nel senso, ti dico quello che almeno io conosco. Per quanto riguarda almeno le procedure che io conosco, non viene proprio utilizzata la funzione align, quindi si passa da off passando per align direttamente a Esatto, nav, esatto. e quindi poi la procedura dura comunque quei 13 minuti. Personalmente non ti so dire cosa succede se lo lasci su align, però se mi dai proprio 30 secondi, magari te lo posso dire, se mi dai un attimo per consultare il Certo. manuale, te lo dico subito. Io per Alessandro, che è l'istruttore Boni, magari può dare la conferma, però ricordo io che da check per quanto riguarda la simulazione, sottolineo la simulazione, sì, facendo in quel modo, quindi da off a passarlo appunto su Align, fa questa sorta di allineamento veloce. Questo vale per il simulatore, chiaramente. Sì, Sì, datemi datemi. proprio qualche Sì. secondo e vi rispondo molto volentieri. Sì, ma infatti io per darti questi secondi che stavo chiedendo questa cosa, ricordo anch'io che lo felice Alessandro, confermi? Sì, dovrebbe essere leggermente più veloce, ma alla fine parliamo di questioni di secondi. Diciamo che Sì. alla fine, se quando, per esempio, quando preparo il 737 come il 747, il tempo di mettere su align, poi sistemo la FMC. E dopo il tutto si sistema, quindi User disconnected alla from your channel. fine, a meno che non sono di fretta e me lo scordo, questi tempi quasi non ci se ne accorge, perché nel mentre stai preparando altre cose per il volo, che sia il piano di volo, che sia la rotta o l'FMC, Sì, l'overhead. esatto. Infatti User questo è joined your appunto solo per channel. dare un po' di tempo a Pasquale per la ricerca. Nella simulazione fa così, nella realtà io non so poi in effetti come funziona. Dovrebbe essere sì, leggermente più veloce, ma alla fine io quando lo faccio dopo programmo l'FMC, quindi non me ne accorgo, non sono lì col cronometro, diciamo. Allora, guardate, io ho appena controllato la voce per quanto riguarda proprio le funzioni del tasto sul manuale dell'800 e non c'è alcuna menzione di un allineamento più rapido. Si fa, vabbè, nel manuale che almeno sto utilizzando io, diciamo, come procedura operativa viene richiesto di passare direttamente su nav. Per cui il manuale non fa proprio menzione di questo. Questo, come ho detto all'inizio, non significa che
In tutti gli aerei sia così, cioè nel senso, Sì, no, beh, ripeto, certo, chiaramente, come hai spiegato prima. questo Sì. posso indagare se volete, non so Comunque, ho se sapete. trovato praticamente nel FCOM 1, nelle FCOM Supplementary 1. Procedures, ci sta Fast Realignment. Di che Ovviamente. FCOM parliamo? Cioè di quale versione di aereo? 737-800, sì. Quale compagnia? No, questo è quello uno generico che ho trovato, è quello della PMDG, però è. Un attimo, no, parliamo di FCOM di simulazione o di FCOM di compagnia? No, no, ma questo è comunque, diciamo, una fotocopia di uno reale, ora non ricordo sinceramente di chi è. Ah, ok. Ma guarda. Potresti magari, poi vabbè, è una curiosità, poi magari più in là si vede, però c'è una procedura supplementare, diciamo. Non so a cosa possa servire in realtà, però. Non ti so dire, guarda, ti dico la verità, personalmente non sono a conoscenza di altre procedure, però ben venga, chiederò. Ok, Chiederò, vedrò un po' in giro anche che cosa mi dicono, perché personalmente non, almeno non mi risulta da quello che io ho sotto mano, però come ho premesso all'inizio, ripeto, ogni sistema, ogni compagnia. Ogni anche aereo poi diverso monta cose grazie. Beh, certo. diverse. Però questo è un funzionamento abbastanza standard. Ma ripeto, potrebbe essere. So che c'è la possibilità di fare un allineamento più rapido per i quick turnaround, ma non è il caso dell'aereo che conosco almeno. Quindi, cioè, so che alcuni IRS lo possono fare, ma ecco, si parla sempre di tipo un minuto in meno, insomma, niente di significativo. Certo. Comunque, ben venga, mi informerò e vi farò sapere. Grazie Pasquale. No, ma ci mancherebbe. Adesso, questo pulsantino che sta qui serve per le luci, le dome, praticamente quelle che illuminano Illumina. dalla parte posteriore tutto l'abitacolo. Abbiamo tre regolazioni, quindi dim, che sta per quindi debole, potremmo dire, off, cioè spent, e bright, molto potenti. Questa è una cosa interessante da dire su queste luci. Siccome illuminano tutto, di notte è particolarmente fastidioso averle accese, perché fortunatamente non fanno un riflesso particolare sul vetro, perché magari qualcuno dice che fa tipo in macchina, no? Un riflesso. Però una cosa estremamente fastidiosa è che, essendo molto forti nella modalità bright, non ti fanno abituare al buio. Alcune volte è estremamente difficile vedere le taxiway di notte se stanno accese queste luci. Però c'è un caso in cui queste luci vengono accese di notte, anche di giorno, ovvero quando si vola in condizioni di temporale con fulmini, insomma, note, condizioni note di questo tipo. Questo perché il flash che un fulmine può creare una sorta di cecità temporanea. No, non è una cecità, è semplicemente che l'occhio si disabitua al buio. E quindi, per mitigare l'occhio a una luce più elevata, in modo tale che ci sia meno contrasto con il fulmine, si tengono accese queste luci. Che a dirla tutta, però, è abbastanza fastidioso tenere accese. Perché, ripeto, ti tolgono completamente la possibilità di abituarti al buio, tanto che in condizioni poi di atterraggio, in fase di atterraggio, comunque vanno su off in qualsiasi caso. E, cioè, non in qualsiasi caso, però in 99,9% dei casi vanno su off. E niente, non c'è molto altro da dire. La cosa interessante viene con questa. Tanto poi se avete domande, fermatemi, non mi fate andare avanti. In realtà ho letto adesso Leonardo che ha scritto, che ha dato la conferma che per quanto riguarda quella cosa era Leonardo dove? Che Sì, ho se ritirato. nell'FCOM volume 1 Ryanair, sezione SP10 Fast Realignment. Ok, vediamo un po'. Vi faccio sapere, mi riservo Ok, di nel farvi frattempo se sapere. qualcun altro ha qualche domanda in merito a questo che per ora ho fatto vedere, se qualcuno ha domande si faccia avanti, tranquillamente. Se non avete capito qualcosa spiegato fino ad ora di questo che vi ho fatto vedere. Sì, avrei una domanda io da fare. Vai, Daniele. Parlando delle dome light, avevi detto, del caso c'è temporale, sarebbero
Io sul 747, ad esempio, non ricordo. C'era un pulsante Thunderstorm. Sarebbe quella lì le luci che si accendono. Quale aereo? Scusami, 7? Ah, se non ricordo male, il 747. C'è un tastino dove c'è Thunderstorm. E se ho provato a cliccarlo, si accende la cabina. Quindi penso sarebbe quella la luce. Sì, sicuramente assolve la stessa funzione. Ha la stessa funzione. Quindi magari sono in un modo un po' diverso dove vanno a dare un po' meno fastidio. E quindi su una luce dedicata, però nel caso del 73 c'è solo quella. Comunque sì. Qualcun altro altre domande prima che va avanti? Sì, ditemi pure. Tutti timidi, sono timidi di fronte a te. Va bene, ragazzi, se avete domande fatele tranquillamente, sta qui apposta. Se no, Pasquale va avanti. Ok, Ditemi andiamo avanti. pure, eh. Ok. Allora, intanto, visto che mi avete dato un riferimento, io poi ho potuto constatare quello che state dicendo. Allora, ecco, questa è una specifica procedura, però non riguarda una procedura operativa, per cui non è utilizzata nelle standard operation. Se si lascia su... Allora, come è spiegato qui, bisogna... Appena si accende l'aereo va fatta la procedura di allineamento piena, quindi si mette su nav e si fa fare, quindi si passa da airline e si fa fare la procedura di allineamento normale, quella piena, diciamo così, e il cosiddetto full align. E invece quando io devo andare a fargli una sorta di aggiornamento, cioè io li vado, l'IRS accumula un errore. Se non viene corretto da altri dispositivi che utilizzano il GPS, le radioassistenze, eccetera, io comunque posso andarli a dare delle nuove coordinate. Nel momento in cui vado a dargli delle nuove coordinate, oppure verifico che l'IRS non sia sufficientemente preciso, posso andargli a dare un align con le line, ok? Cioè da nav passo ad align, ma se passo da off e poi rimetto su nav, cioè se io passo da off devo rimettere su nav, se metto su align fa la stessa identica cosa, cioè farà di nuovo un pieno align. Insomma, non so se mi sono spiegato. Ancora di più se comunque sono in volo, cioè o meglio, siccome io l'align lo posso fare solo a terra e vado a spegnere e riaccendere, devo rimettere, cioè non che devo rimettere, o metto su align o su nav, sostanzialmente il tempo è sempre quello, perché lui dovrà fare sempre un full align. Invece, se io vado ad aggiornare e voglio che la piattaforma rifaccia l'allineamento, cioè come a dire, guarda, le coordinate sono più o meno sempre queste, tu più o meno hai fatto un buon lavoro, però vorrei che migliorassi la precisione perché magari l'aereo è in funzione da tanto tempo. Non è il caso che conosco io perché i turnaround a un certo punto si fermano, quindi l'aereo va in dark e quindi bisogna comunque rifare tutto da capo. Però confermo che c'è questa possibilità, ma non è nelle standard operation, quindi non è nelle procedure standard, quindi rettifico quanto ho detto prima. Se ci sono domande in merito, magari non mi sono spiegato bene, posso rispiegarlo meglio, eh. Scusa, quindi sul discorso del riallineamento, come è stato appena spiegato, quindi vabbè, il full align si fa normalmente con nav secondo la procedura. Quindi soprattutto viene effettuato non come standard operation, per esempio quando viene effettuato un turnaround, quindi vado da un aeroporto ad un altro aeroporto e poi magari ritorno indietro. Il Quindi manuale fa strettamente riferimento al fatto che avendo non è affidabile l'IRS, cioè risulta ok, poco affidabile uno dei due IRS, e quindi per verificare vai a fare le line e quindi quindi. ecco, nel tempo che sono appena arrivato sono fermo al gate, dato che Esatto. ho il tempo limitato perché è lo stesso equipaggio che sbarca un gruppo e ne imbarca un altro, giusto il tempo eventualmente di ricarica di carburante oppure vabbè, in base alla procedura, quello che è stato detto alla compagnia. E il carico dei bagagli dei passeggeri posso settare su Align e lui mi fa di nuovo un controllo un po' più un controllo però
ricordandosi comunque l'ultima posizione nota. Esatto, esattamente. Non ricordandosi l'ultima posizione nota, io non è tanto un problema di posizione, quanto un problema proprio di bias, cioè è proprio la piattaforma ha bisogno di essere riallineata, non alla posizione, ma proprio come se vuole di nuovo ricalibrare allo zero. Immaginate, faccio un esempio stupidissimo per farvi capire più o meno che cosa succede. Avete presente la livella del telefono, no? Voi ogni volta che lo utilizzate volete per un po' di problemi, un po' di urti, la cover che si deforma un po', lo zero della livella si sballa costantemente. Quindi voi dovete andare a fare praticamente una procedura deline ogni volta che andate ad utilizzare la livella se volete precisione. È la stessa cosa. Capito. È la stessa cosa. Il punto è che da quello che posso intuire adesso, più o meno con l'idea di come funziona una piattaforma IRS, suppongo che il modulo che lui non vada a riallineare sia quello del riferimento al nord. Così è, però questa prendetela proprio per buona, perché questo non mi è dato sapere, però così, avendo idea di come funziona un IRS, la procedura di allineamento che non viene fatta tra i vari allineamenti che l'IRS effettua è quella, ripeto, dovrebbe essere quella di ricerca del nord. Però, ripeto ancora una volta, prendetela per buona, è una procedura che io non conosco, semplicemente una parola. Vabbè dai, comunque grazie. No, ma ci mancherebbe. Comunque esiste, quindi confermo quello che è stato detto prima da non so chi. Leonardo. Da Leonardo, che confermo quello che ha detto Leonardo e lo ringrazio per la precisazione. Allora, andiamo avanti. Se non ci sono altre domande, ovviamente. Allora, queste tre lucette molto simpatiche, forse le conoscete, si trovano di solito un po' più giù. No, i LED, appunto, che ci illustrano la posizione dei carrelli, o meglio, che i carrelli siano in posizione down e locked, quindi giù e bloccati. Io ho sempre pensato che fossero quelle delle bombe, però vabbè, scusami. No, niente, sono i carrelli. Perché sono replicati lì su? La ragione è una questione di ridondanza. Se in realtà le lucette dentro i display, gli indicatori che ci sono poco sopra la leva del carrello, che sono identici a quelli che vedete lì, hanno all'interno due fonti di illuminazione, in modo tale che se si fulmina una, comunque l'altra funziona. Però se si dovesse fulminare tutte e due, no? Immaginate, voi avreste l'idea che un carrello sia fuori ma non bloccato, per esempio, oppure sia dentro e bloccato. Quindi, per evitare dubbi, ok, ne hanno creato anche uno su, in modo tale che uno guarda giù, dice come la ruota com'è, è giù, è bloccata effettivamente. Allora guardi lì, dici è nata la lampadina. Guardi su, ok, è difficile che si fulmino quattro lampadine contemporaneamente la stessa spia. E quindi è stata messa lì per ridondanza, in modo tale che non crei, insomma, casini vari. Bene. Andiamo avanti, qui c'è tanto da dire su questa parte. Questa parte è abbastanza interessante, cioè è interessante, però mi dispiacerebbe se ci fermassimo tremodo, diciamo, su questa questione dell'ossigeno, perché c'è veramente tanto, 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 tanto da dire, credetemi. Però diciamo, non lo affrontiamo stasera, me la glisso volentieri, per cui vi dico semplicemente che cosa fa, che cos'è questo indicatore, perché c'è scritto oxygen e qui c'è scritto pass oxygen. Allora, la lancetta che vedete a sinistra indica la pressione delle bombole di ossigeno dell'equipaggio, perché dovete sapere che l'ossigeno dell'equipaggio, cioè dei piloti, strettamente dei piloti, è stivato in delle bombole. E queste bombole, ovviamente, come tutte le bombole, possono scaricarsi, possono forarsi, possono avere delle perdite, quindi da là si va a verificare letteralmente quanto ossigeno c'è dentro, perché la pressione ha... Non ricordo se l'ossigeno è liquefatto oppure no, però diciamo che la pressione è un buon indice per capire quanto ossigeno c'è nelle bombole, quindi deve essere entro certi limiti. E quella roba che si trova invece a destra con la guardia, dove c'è scritto pass oxygen,
Beh, normal vuol dire che funziona tutto in automatico, on vuol dire che vi vedrete cadere le maschere per l'ossigeno, cabina dei passeggeri. Quelle non sono collegate a una bombola, ma sono collegate a dei generatori chimici. Talmente c'è, se è idrossido di sodio, insomma, c'è una sostanza che, insomma, quando voi tirate la maschera, si lascia una spoletta e due sostanze chimiche vengono a contatto e iniziano a reagire, sviluppando ossigeno molecolare. Il dispositivo si riscalda parecchio, però inizia a fluire ossigeno, almeno parliamo di 4 litri al minuto, cioè ne genera parecchio all'inizio. E voi direte: perché non hanno messo delle bombole per i passeggeri? Beh, sono passeggeri, molto più facile e sicuro mettere due sostanze chimiche che finché sono separate non generano ossigeno, pericolose, sono sostanze abbastanza normali. Quando invece poi voi tirate la maschera, semplicemente voi andate a far combinare queste sostanze e quindi si genera ossigeno, ossigeno che poi voi respirate nella maschera, sostanzialmente. Quindi con quel comando calano le maschere, poi siete voi a tirarle e quindi a porle in funzionamento. Finché non le tirate, di lì non esce niente. Se vi sembra strano, ovviamente ha senso perché questo ossigeno nella cabina, magari che non serve, insomma, non è bello, non è bello per niente. Oltre al fatto che poi bisogna cambiare tutte le cartucce. Prego. È previsto dalla normativa. C'è una normativa, la normativa prevede una durata minima dell'ossigeno nel caso degli aerei di linea, perché poi dipende dalla quota che mantieni, da quante persone ci sono, insomma, non è così, dalla classe dell'aereo, però diciamo che per gli aerei di linea almeno 15 minuti, tempo abbondantemente sufficiente a fare una discesa d'emergenza, che ti riporti a un livello di volo dove l'aria è respirabile. Tenete presente che comunque non si respira ossigeno puro, quindi quello che poi i passeggeri respirano, mentre i piloti hanno la possibilità di scegliere, e l'ossigeno dei piloti dura 2 ore più. Questo ha senso perché, vabbè, cioè, ripeto, sull'ossigeno ci sarebbe un mondo da dire, potremmo parlare una serie intera se volete, ne possiamo parlare in un altro momento. Ma sostanzialmente, mentre i piloti possono scegliere se respirare ossigeno al 100%, se respirarlo a pressione positiva, se invece respirare aria diluita d'ossigeno, invece per i passeggeri è aria diluita con l'ossigeno dalla maschera per forza. Vabbè, perché insomma, per dirvi in due parole, non è esattamente così. Diciamo, i piloti sanno quello che stanno facendo, i passeggeri spaventati un po' di meno. Quindi è evidente, è evidente. Visto che hai toccato questo argomento, ti faccio io una domanda in merito. In caso di emergenza, quindi devono usare appunto queste maschere piloti o passeggeri, fino a che altitudine devono, fino a che livello di volo devono mantenerle e quando poi posso pagare? Questo fa parte della normativa, infatti si dice che l'ossigeno va mantenuto fino a una certa quota. Se si tratta di passeggeri, quale percentuale di passeggeri? Beh, in realtà la percentuale di passeggeri, ecco, permettetemi questo excursus, ripeto, poi sull'ossigeno ne potremmo parlare per ore. Certo. Però sappiate che, cioè, non vi dovrebbe stupire sapere che in determinate classi di aereo c'è una certa quantità di ossigeno solo per il 10% dei passeggeri. Allora voi direte, questa ve la butto un po' come per stuzzicarvi, in modo tale che possiate andare ad informarvi se volete, ovviamente fatelo su qualcosa di serio. Molti dicono, quando io ho spiegato questa cosa, molti mi hanno detto, cioè alcuni mi hanno detto: ma come 10% di passeggeri e gli altri, l'altro 90% che fa muore? Beh, è evidente che qui stiamo parlando di volume. Quindi si dice: tutta la parte del volo che l'aereo deve volare sopra i 13.000 piedi, per esempio, devi garantire che per il 10% di quel tempo, so, 2 ore, per il 10% di 2 ore, tu devi garantire ai passeggeri che ci sia ossigeno. Però, siccome non la metti sul punto di vista del tempo, la metti sul punto di vista dei passeggeri, perché è un discorso un po' zigogolato, però se mi seguite è abbastanza, ha molto senso. Allora, voi immaginate che sopra una certa quota, ovviamente l'aria inizia a non avere più una pressione sufficiente per potersi
per poter fare in modo che l'ossigeno entri nella nostra circolazione. Quindi noi, in una parola, andiamo in ipossia e poi moriamo alla lunga. Allora, che cosa succede? Allora, chi ha pensato alla normativa in realtà è stato molto intelligente. Ha detto, immagina un volo di 16 ore. Un volo di 16 ore, tu non puoi mettere 16 ore di ossigeno per tipo 400 persone a bordo dell'aereo. Dove lo devi mettere? Cioè l'aereo avrebbe dei serbatoi di ossigeno. Perché più grossi del carburante. Quindi togli il carburante e metti l'ossigeno. È evidente che nel momento in cui ho un problema, il pilota scende e quindi mi risolve il problema della pressurizzazione. Però io ti impongo questo limite. Siccome io non so quanti passeggeri tu porterai in questo aereo, perché magari l'aereo è vuoto, ci sono solo i piloti, allora che senso ha portarmi dell'ossigeno se non ho passeggeri? Beh, se le mie operazioni sono fatte su un 747, che può avere 500 posti, ma la mia compagnia l'ha configurato per 200, la normativa non può dirmi, no, no, tu devi portarti l'ossigeno per il tempo di volo. No, tu lo devi rapportare al numero di passeggeri che tu hai a bordo. Ecco che la percentuale di tempo che l'ossigeno deve stare a bordo dell'aereo è rapportata ai passeggeri. Allora, come si fa? Se voi considerate il calcolo di quanto ossigeno deve stare è semplice. Quanto ossigeno deve stare a bordo? La percentuale del tempo di volo, quindi diciamo il 10%, per il numero di passeggeri. Voi sapete che c'è la proprietà commutativa nella moltiplicazione, quindi quel 10% o lo metto al tempo di volo o lo metto ai passeggeri, è la stessa cosa. È la stessa cosa matematicamente, ma non è la stessa cosa a livello normativo, perché io l'aereo ce l'ho da 400 passeggeri, io faccio il 10% di 400 passeggeri, tanto moltiplicato per il tempo di volo sarà come fare il 10% del volo, del tempo di volo. Se io ne ho 200, è l'ossigeno che mi devo portare molto di meno, ma ha senso, perché mi devo caricare l'aereo di ossigeno una quantità esagerata? Ecco che, per rispondere a Remo, c'è una percentuale di passeggeri, non di passeggeri che avrà l'ossigeno, perché l'ossigeno c'è per tutti, però una percentuale di tempo rispetto alla durata totale del volo in cui io avrò avrò ossigeno per i passeggeri. Quindi, che ne so, il volo dura 2 ore sopra i 13.000 piedi, allora il 10% di questo tempo ci sarà ossigeno per tutti i passeggeri. Ma è la stessa cosa dire che per il 10% dei passeggeri ci sarà ossigeno per tutta la durata del volo. È solo spostare il nostro... Non so se mi sono spiegato, è un discorso sì, complesso. Sì, no, infatti poi magari se ne potrebbe riparlare. Diciamo che per un passeggero che fa dei voli abituali o anche saltuari, che comunque capita per caso in questa live nei prossimi giorni, si chiede, ok, quindi allora se io mi trovo in volo e succede un'emergenza, il pilota, come tu hai detto prima, è chiaro che lo riporterà a un livello di volo dove l'aria è respirabile. Qual è, in linea di massima, senza entrare poi nei vari dettagli, post situazione, post roba varia, di massima qual è il livello di volo in cui l'aria è di nuovo respirabile? Allora, l'aria si considera in un'ipossia, cioè non si considera più in un'ipossia spinta, una quota inferiore a 10.000 piedi. All'atto pratico però diciamo che può iniziare a respirare, a stare bene, molto bene, a 13.000 piedi, 12-13.000 piedi, quindi verosimilmente sarà quella la quota alla quale tu non respirerai più dalle mascherine, anche perché dalle mascherine a un certo punto non uscirà più l'ossigeno, cioè perché il generatore chemico smetterà di funzionare in quanto tutto l'ossigeno producibile è stato prodotto. Però al contempo aggiungo che normalmente l'aereo è pressurizzato massimo fino a 8.000 piedi. Questo per dare un'idea. Quindi quando noi respiriamo l'aria all'interno di un volo, generalmente siamo sui 6.500-7.000 piedi come altitudine equivalente. Per cui verosimilmente durante una discesa d'emergenza io cercherò di scendere il più possibile fino a 10.000 piedi, però se c'è una montagna anche 12.000 va benissimo. No, certo, infatti ho detto di massima senza entrare nei vari specifici magari appunto per queste cose qua. Ok, perfetto, grazie mille per la risposta. Ah, ci mancherebbe. E quindi questa è la ragione per cui... A meno che non ci siano altre domande. Sì, intervengo io perché da Facebook Claudio ci chiede se è vero che un pilota che lascia la cabina, quando un pilota lascia la cabina, l'altro deve utilizzare la maschera dell'ossigeno o se è una leggenda. Oddio. Allora, questo... come rispondere? Perché dovrebbe? Questa è la risposta giusta.
Allora, aggiungiamo un dettaglio però a questo perché, e qui entriamo di nuovo nel discorso dell'ossigeno, perché c'è questo discorso. Allora, dovete sapere che sopra una certa quota di 41.000 piedi, in realtà la normativa prevederebbe che entrambi i piloti indossino costantemente per tutto il volo una maschera dell'ossigeno, la propria maschera per l'ossigeno. Questo perché sopra quella quota, in caso di depressurizzazione esplosiva, il tempo utile di coscienza, il cosiddetto TUC, cioè il Time of Useful Consciousness, cioè il tempo che passa tra quando c'è la decompressione e quando io svengo, è tipo meno di 5 secondi, per cui io non ho fisicamente il tempo di prendere la maschera, che sono già svenuto e morto, perché ovviamente chi me la deve mettere la maschera? Ecco che la normativa prevede sopra quella quota di indossare sempre, costantemente, durante tutto il volo, la maschera. Ma chi vola a quella quota? Cioè, questo mi chiedo io. Cioè, Vedo per comunque che è esempio. molto interessante questa cosa, magari possiamo prendere spunto per fare un'altra serata Tu più io avanti. voglio, ma come ho detto all'inizio, se ci mettiamo a parlare di ossigeno non la finiamo più. Veramente, credetemi che non la finiamo più. Ok. E C'erano tra altre domande, l'altro. Fabio, lì? No, negativo. Perfetto. Quindi diciamo che non è che è strettamente una leggenda questa domanda, però dipende dalla quota dove voli. Insomma, questa è la risposta. Perfetto, grazie. Quindi il discorso è che non c'è un indicatore per l'ossigeno dei passeggeri perché semplicemente non c'è una bombola che contiene l'ossigeno dei passeggeri, per cui c'è una cartuccia che una volta utilizzata, e utilizzata significa che tu c'hai la maschera calata e tirata, il manutentore poi dovrà sostituire l'intera cartuccia del blocco di generazione chimica dell'ossigeno. Quindi non c'è un indicatore in cabina. Posso solo dire, fai scendere le maschere. Fai scendere le maschere e poi se il passeggero le tira, se le aziona oppure no. Oppure in normal, nel momento in cui la quota cabina scende, cioè meglio sale, oltre i 15.000 piedi, in realtà c'è un alert prima, anche qui entriamo in un discorso abbastanza complesso, però diciamo che sopra i 15.000 piedi le maschere in automatico, c'è proprio un rilascio meccanico in ogni dispositivo, per cui le maschere cadono automaticamente se la quota cabina viene portata oltre i 15.000 piedi, quindi se la pressurizzazione interna dell'aereo equivale ad una pressione di 15.000 piedi, per cui le maschere escono automaticamente, non c'è bisogno dell'azione del pilota, ecco il senso di normal. Poi, andando un po' più spediti, abbiamo su anche su queste potremmo parlarne per quanto ne volete, questi EEC sono praticamente i controlli elettronici dei motori, ok? Electronic Engine Control. E avete presente qua, qui la sto facendo User un disconnected po' from your sbagliata, channel. però non mi vorrei perdere su questo perché c'è tanto altro veramente interessante da dire. Avete presente quando parliamo di FADEC? Quindi del Full Authority Digital qualche cosa controller engine, engine controller in realtà. Ecco, non è esattamente il FADEC, però è un controllo elettronico dei motori. Sostanzialmente la posizione della manetta non è direttamente la potenza che poi il motore eroga, cioè o meglio, io avanzo la manetta, ma il motore non è che se io l'avanzo di colpo non è che il motore improvvisamente esplode di potenza, ma c'è un controllo elettronico che appunto è quello che si assicura che io non possa fare sciocchezze con i motori. Se io vado a disabilitare quel controllo, lo posso fare, bisogna alzare quelle guardie di plastica che ci sono avanti. Premo il pulsante. L'EEC si spegne. Questo si usa solo in abnormal molto molto spinte. E quindi io posso andare a controllare direttamente il motore con la posizione della manetta. Ve la sto facendo proprio semplice semplice, però diciamo che questa cosa verosimilmente non la utilizzerete mai. Poi abbiamo l'audio panel più su per ovviamente questo è l'audio panel di un jack di cuffia che si trova all'interno del 737, però dell'audio panel parleremo quando parleremo di radio, quindi in un altro momento, per cui questo diciamo che c'è, è un terzo audio panel, però ve lo risparmio, perché serve lo strapuntino è quel sedile che si trova dietro i sedili dei piloti, diciamo, che stanno pilotando.
Quindi lasciamo perdere l'audio panel. Qui abbiamo una cosa abbastanza simpatica, due cose, tre cose anzi abbastanza simpatiche, che sono appunto il fly recorder, che come vedete può essere messo anche questo in due posizioni di test. Questo di solito viene fatto dai manutentori, non è cosa di piloti, cioè può farlo anche il pilota, ma se è previsto dalla checklist. E quindi test. Avrà un esito positivo se il fly recorder, che è la scatola nera dell'aereo, quella che registra i dati di volo, non le voci, l'altra, oppure normal, cioè funziona tutto come deve, un sistema praticamente completamente automatico. Poi abbiamo qui, vedete, Mach Airspeed Warning Test. Pratica, premendo uno di quei due pulsanti si attiva il rispettivo clicker. Il clicker è un rumore che fa clic 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 clic, che interviene nel momento in cui l'aereo supera la velocità massima che gli è consentita. Quindi è un avviso che si sente in cabina che fa clic 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 e che è impossibile arrestare finché la velocità non ritorna entro i limiti. Da quei due pulsantini io controllo se il sistema 1 o il sistema 2 funzionano, quindi lo controllo a terra per assicurarmi che magari il sistema non funziona, quindi io non venga avvisato, però sono due sistemi, insomma, è difficile che si guastino tutti e due. Idem con patate, lo stall warning test, lo stick shaker cosiddetto, ovvero quel dispositivo che fa vibrare la cloche nel momento in cui io mi sto avvicinando allo stallo. Premo il pulsante 1, vibra la cloche di sinistra, premo il pulsante 2, vibra la cloche di destra, proprio per verificare che il sistema funzioni. E quindi l'aft overhead l'abbiamo diciamo abbastanza esaurito. Ci sono domande fin qui? Direi Una di no. domanda. Ah, ecco Vai, qua. John. Per quale motivo, se nel caso l'aereo entri in stallo, vibra la cloche? Ah, questa è una domanda molto interessante. Allora, dovete sapere che tutto quello che è stato messo negli aerei ha subito per lo più un processo di analisi anche da parte di. La sto facendo un po' semplice, però è più o meno così. Da parte di un team di psicologi anche, cioè di esperti di comportamento. Allora, per chi ha volato su aerei piccoli, ha provato lo stallo. Una cosa si ricorderà sicuramente, al di là del fatto che l'aereo si comporta in maniera un po' strana, però almeno quello che vi posso dire io, pilotando un aereo, è che nel momento in cui ti avvicini allo stallo, i comandi iniziano a vibrare, vibrare pesantemente, cioè tutto l'aereo in realtà vibra. Questo si chiama buffet, e il buffeting vi scuote l'aereo, proprio si sente tutto questo rumore di roba che vibra e vi sentite tutti scossi. E questo è dovuto al fatto che l'aria si attacca e si stacca dall'ala durante lo stallo. Ecco che anche i comandi, ovviamente, perché l'elevatore ugualmente subisce questo shakerio, inizia a shakerare. Allora, per ricordare, siccome l'addestramento di tutti i piloti viene fatto inizialmente su aerei piccoli, e questi aerei hanno un impianto idraulico, quindi difficilmente tu sentirai sulla barra lo shakerio dell'equilibratore che si prende i vortici, cioè l'aria sporca dell'aereo. Hanno pensato, hanno detto, ok, cosa ricorda al pilota il fatto di mettere giù il muso psicologicamente? Cioè, qual è l'istinto? Non è il cicalino dello stallo, cioè, perché il cicalino dello stallo interviene presto, molto prima dello stallo. Ti lascio a parecchi secondi, chi ha volato lo sa che insomma il cicalino parte quei 4-5 secondi che possono corrispondere a 5-10 nodi. Quindi non è il cicalino che ti provoca la reazione di mettere giù il muso durante lo stallo, ma è proprio questo shakerio. Allora loro che cosa hanno pensato? Hanno detto mettiamo una vibrazione, avete presente il joystick della PlayStation, no? Proprio una massa eccentrica che Sì. gira e quindi mi shakera la cloche in modo tale da darmi innanzitutto un effetto psicologico forte, cioè svegliati, avete presente quando uno vi prende, vi scuote, e in più riconosce, cioè ricordare al pilota quella sensazione che in addestramento ha provato su aerei piccoli e anche su aerei grandi, per dire prima che tu lo senti, te lo faccio sentire io, in modo tale che tu lo riconosci, perché lo stick shaker non interviene allo stallo, interviene qualche decimo di grado prima dell'angolo di stallo, diciamo qualche nodo prima dello stallo vero e proprio, per cui tu hai questa sensazione, pensi che l'aereo, cioè inconsciamente l'aereo stia stallando e quindi operi già
un'azione di uscita dallo stallo, anche perché questi aerei sono un po' stronzi nello stallo, in quanto avendo le ali swept back, quindi con un certo angolo all'indietro, no? Una forma per lo più triangolare, quello che succede, ora senza entrare nel merito del perché succede, è che stalla prima, contrariamente agli aerei più piccoli, che stavo dicendo, ah sì, l'aereo stalla in modo che non metta giù il muso naturalmente, ma lo tenga sempre più su, e quindi non è più possibile uscire dallo stallo, o meglio, ci vuole tanto tempo, molto più tempo di un aereo piccolo per uscire dallo stallo, non perché l'aereo è più grande, ma proprio perché la forma delle ali, per la distribuzione della pressione sull'ala, appunto, determina che lo stallo si verifichi facendogli mettere muso in su e quindi peggiorando ulteriormente la situazione. Quindi io voglio che il pilota non arrivi allo stallo e quindi lo faccio in tutti i modi, shakerandolo letteralmente, shakerandogli la cloche per dire svegliati e fai quello per cui sei addestrato, quello che tu hai visto fare, e fallo come l'hai fatto nell'addestramento. Ok, Addirittura Pasquale. aggiungo un piccolo dettaglio: su alcuni aerei, soprattutto quelli che hanno la deriva T, quelli sono i più mortali perché l'equilibratore entra nell'ombra aerodinamica dell'ala, quindi è impossibile comandare un'uscita dallo stallo. C'è uno stick pusher, quindi non solo la cloche si scuote, ma oltre un certo angolo l'aereo prende l'iniziativa e dice: senti, se non lo fai tu, lo faccio io. Prende e butta avanti la cloche da solo, in modo tale che tu non ci arrivi proprio allo stallo. E quindi in quel caso si chiama stick pusher. Ok, va bene, grazie, va bene, grazie. Ok, Ci mancherebbe. Pasquale, allora, premesso che se riesce, che non fa tanto tardi, passerà a fare anche un saluto Stefano, quindi magari poi dopo risponderà anche lui. Non me ne Ok. voglia, anzi magari gli strappiamo anche una risata. Per quanto riguarda il Boeing, ha questo sistema della cloche che vibra per far capire che è uno stallo. E per l'Airbus, che la cloche non ce l'ha, Ah, questa è come lo un'ottima capiscono? domanda, non lo so. Ma verosimilmente c'è un sistema simile, cioè penso che vibri lo stick, cioè suppongo almeno. Caso di stallo, dite? Sì. Sì. In caso di stallo l'Airbus non va in stallo, cioè in automatico Ah, l'aereo dà giusto. potenza. Quando l'aereo rileva che sta perdendo velocità, adesso che io non so andare, quindi non so scendere nei dettagli, va nell'AlphaFlor e quindi cosa succede? La throttle, cioè il motore in automatico prendono potenza finché l'aereo non torna in uno stato di sicurezza. Però tu potresti togliere potenza al motore che l'aereo se ne frega altamente e dà potenza. Detta molto, Ok, sai, fa ciò che ma e che vuole. succede quindi Sì, fa per quel che vuole. convinto che comunque tu sei sempre nell'inviluppo di volo, quindi è difficile portare a una condizione per cui arrivi veramente allo stallo. Però ammettiamo per un attimo, e no, vabbè, lo farebbe perché sta Ma sempre nell'inviluppo di secondo volo. me ha semplicemente uno stall warning e non ha uno shaker. Non vorrei dire una stupidata. Perché allora diciamo che in realtà dipende dalla protection in cui è. Esatto. Esatto. E quindi a seconda se è una normal protection piuttosto che addirittura indirect, eccetera. Ma credo che arrivi a uno stall warning, ma non vibri, cioè non abbia uno Ok, shaker. ok. Quello che posso dire per certo è che è previsto che ogni singolo aereo abbia uno stall warning di qualsiasi forma, di buona fattezza o risultato prodotto, lo deve avere. Sì, Cioè, anche sicuramente se avrà. l'Airbus non può andare in stallo in normal law, comunque ha qualcosa che ti dice che tu stai stallando. Ora, non ho idea di come sia fatto quello Sì, no, dell'Airbus. quello lo immaginavo. Mi chiedevo appunto se avesse una sorta di shake come per il Boeing, per il 73, magari se l'avesse anche l'Airbus. Magari se riesce a fare in tempo che non fa tardi, poi allora giriamo. Magari pensavo che tu magari sapessi qualcosa, poi giriamo domanda a Stefano. E No, prima io che non andiamo conosco avanti, purtroppo sì, quell'aereo no, 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 che infatti, no, immaginavo magari che immagino che avessi prenda sentito appena l'iniziativa il con. computer in qualche maniera, come al Maniera al solito. solito. Ok, Fabio, prima che andiamo avanti, hai domande dalla pagina? C'è una domanda che però non riguarda l'overhead. Io magari la lascerei per ultimo, proseguiamo con l'overhead, se siete d'accordo. Ok. Altre domande di qui? Ok, andiamo avanti. Questa parte, adesso, la parte più bassa dell'overhead, quella sempre facilmente raggiungibile, facilmente, dipende sempre dalla tua altezza, però diciamo che nella media dei piloti è facilmente raggiungibile, è questa parte che vedete è proprio fisicamente separata dalla parte superiore. E in questa parte vige, in realtà un po' in tutto l'aereo, però in questa parte vige
un ordine abbastanza definito. Ve lo vado subito a spiegare. Praticamente, vedete il quadrato blu, cioè il rettangolo blu? Lo riuscite a vedere oppure lo... Perché non so se quando lo seleziono voi lo vedete. Se mi potete dare... Sì, Ok. io lo vedo, si ma non so vede, gli altri. no, si vede, si vede. Allora, questa parte l'hanno organizzata in modo tale che sia semplice discriminare le varie parti, diciamo, i vari sistemi dell'aereo. Allora, questa dove si trova adesso il rettangolo è la parte idraulica, non è tutta la parte idraulica, ma è una parte della parte idraulica. E riguarda i controlli di volo, quindi è la parte dei controlli di volo più propriamente, perché c'è un comando idraulico, però più propriamente quella è la parte di comandi di volo. Questa più giù, no, qui, navigation, riguarda la navigazione. Ecco, vabbè, può sembrare scontato, però diciamo la visualizzazione e l'utilizzo di quali computer io devo utilizzare, appunto, o meglio, quali computer mi stanno generando il risultato che io vedo a schermo. Ok, poi ne parliamo, comunque ci arriviamo. Questa parte, compreso questo gauge, è la parte del carburante. Quindi qui abbiamo la gestione del carburante. Come vedete, è tutto compartimentato, quindi ha tutto abbastanza senso. Questa parte, da qui fino qui, è la parte elettrica, è la parte dei sistemi elettrici, okay? Quindi tutta la parte dell'impianto elettrico, potremmo dire. Questa parte qui, senza il wiper, senza questo, è l'APU, è la parte dell'APU. Questi due sono i comandi, senza le spie delle più, sono i comandi dei tergicristalli sinistro e destro. Quindi, vabbè, ovviamente mi soffermo adesso perché non ne parlerò dopo in quanto è abbastanza banale. Park vuol dire fermi, intermittenti, low a bassa velocità e high vuol dire veloce, ad alta velocità, ottimi per l'atterraggio e il decollo, più per l'atterraggio. Quindi, è come stiamo parlando della stessa cosa della macchina, quindi non mi soffermo oltre sui tergicristalli. Non c'è più, bisogna dire, il pulsantino per far uscire l'acqua per pulire i vetri. Prima c'era ed era più che per pulire i vetri, era un repellente per la pioggia. Poi però è successo un casino, vabbè, anche di questo potremmo parlare in una sera, magari dove parliamo di trivia del 737. Poi qui abbiamo dei comandi generici che fanno parte di varie cose. Ora vi spiego di che cosa si tratta. Poi qui, questa parte è la parte dei controlli contro il ghiaccio, potremmo dire, cioè tutto quello che riguarda l'anti-ice, e ne parliamo a breve. Questa è la parte idraulica vera. Questa è la vera parte idraulica che riguarda le pompe idrauliche, questa parte. Qui ci sono le spie per le porte, delle porte, quelle che insomma fanno proprio i portelloni d'accesso all'aereo e non solo, come vedremo. Questo qua, beh, questo qui è il CVR, il Cockpit Voice Recorder, in pratica quello che registra le voci in cabina. È un po' particolare questo che mi avete dato, però somiglia abbastanza a quello vero. Poi, questa qui, dovremmo includere anche questo pannello, è la parte della pressurizzazione. Questo è il pressurizzatore, il controllo del pressurizzatore, poi ci parliamo di questo, e si trova proprio sotto i controlli pneumatici, che sono codesti. Ok, quindi ha tutto senso. E poi l'ultima parte sono le luci esterne e i controlli del motore. Esterne, controlli dei motori e controllo dell'APU. Ci arriviamo. Allora, se ci sono domande, fatemele pure. Avete domande, ragazzi? Mi aiuta questo? Io ne ho una. Vai. Vai. Come mai negli ultimi 737 le landing lights retractable hanno iniziato a scomparire?
Allora, il motivo strettamente non lo so, cioè se mi chiedi proprio il motivo tecnico non te lo so dire. Quello che ti posso dire certamente è che comunque è qualcosa di abbastanza relegato al passato, nel senso che adesso, allora, qual è il problema delle luci? Qual era il problema delle luci? Che le luci aeronautiche, quelle che dovevano andare molto in profondità, erano molto ingombranti, perché questa è la spiegazione che mi sono dato io, però penso sia abbastanza verosimile, avendo visto proprio a livello di costituzione come sono fatte queste luci. Praticamente hanno bisogno di una parabola abbastanza lontana dalla luce, proprio dalla sorgente luminosa. La sorgente luminosa è molto grossa e quindi sostanzialmente il corpo di queste luci si trovava sempre in posizioni dove dava abbastanza fastidio. Poi soprattutto queste luci si surriscaldano, hanno una serie di problemi, cioè immagino una lampadina incandescenza di potenza che assorbe e svariate ampere, quindi sviluppa parecchi watt. Insomma, è un bel problema, in alcuni punti non la potevi andare a mettere. Ecco che si inventarono, non mi ricordo se fosse l'MD80 il primo, però ricordo che le aveva queste luci molto ben visibili, queste luci retractable, quindi queste luci che fuoriescono e vanno ad illuminare, quindi si allontanano dal corpo dell'aereo, però non stanno sempre lì a creare resistenza, perché ovviamente questa luce con questo proiettore enorme che deve protendere dall'ala, insomma, genera una bella re resistenza. Ecco che quindi si inventarono di farle rientrare quando spente, per cui sarebbero state fredde. E comunque avrebbero occupato uno spazio interno e non creato resistenza. Nelle versioni Sky Interior, che adesso diciamo, compagnie abbastanza famose europee hanno nei loro 737, se voi ci fate caso, le luci di atterraggio sono assolutamente LED. E il LED non ha nessuno dei problemi iniziali, cioè che abbiamo detto prima, cioè è una luce che si riscalda, ma non così tanto, cioè non così tanto quanto una lampadina a incandescenza. Comunque è facile dissipare il calore di un LED. È già di per sé direzionale, quindi non ha bisogno di parabole e cose strane, per cui basta mettere il LED in una direzione giusta, un piccolo proiettore e comunque quella spara dritto, e spara dritto tantissimo, cioè. La differenza fra le luci LED, che sono solo due, e le luci incandescenza, diciamo così, che sono quattro, cioè non c'è assolutamente paragone. Le luci LED illuminano decisamente di più da due rispetto a quattro luci di prima. Ecco che quindi, mettendo i LED, le luci a ritrazione, come dico io, sono sparite, ovviamente soppiantate dall'illuminazione full LED. Spero di aver risposto, questa è la Sì. risposta che mi sono dato io, abbastanza logica se vedi come è fatta una lampada a incandescenza, anche perché, ripeto, ormai gli aerei sono illuminati, quelli più recenti, illuminati tutti da LED. Alla fine è per l'avanzare della tecnologia che ha portato alle luci LED che comunque sono più efficaci. Ok, Sì, verosimilmente sì. grazie. No, ma ci mancherebbe. E anche tutte le altre luci sono LED, anche le strobo, quindi perdono il circuito di intermittenza, che comunque è abbastanza complesso. Cioè, abbastanza. Ha i suoi problemi. Le luci a scarica hanno i loro problemi. Questo lo dico, vabbè, perché ho anche una passione inerente all'elettronica, quindi diciamo, mi è facile anche co comprendere queste cose strane. Però il fatto di essere passati a LED sicuramente è una gran cosa su per quanto riguarda gli aerei. Anche perché consumano immensamente di meno come luci e durano di più, quindi Immagino. è meno probabile che tu debba andare lì col tecnico a cambiarle. Succede meno di frequente. Aggiungo un piccolo dettaglio sulle luci, magari lo anticipo per quello che dirò dopo. Le luci che illuminano gli aerei, nel senso nav light, strobo, anti-collision, eccetera. Se le immaginate incandescenza, una lampadina incandescenza abbastanza fragile per gli sbalzi di temperatura a cui è soggetto un aereo. Per cui diciamo che con il LED molte cose sono cambiate anche dal punto di vista della gestione poi di questi dispositivi. Però magari. Ecco, anche di questo ne potremo parlare in un altro momento, perché come vedete, ogni piccola banalità apre un mondo poi per quanto Sì, riguarda ci ho l'ambito aeronautico e indovinato. non solo. Allora, se non ci sono altre domande, io andrei avanti.
Oh, ciao Stefano. Ciao a tutti. Buonasera. Eccolo. Buonasera. Dell'Airbus. Buonasera Stefano. Ciao, buonasera. È un piacere allora, di averti allora. Con noi. Intanto un saluto a Stefano che ci ha raggiunti. E io approfitto per un sorso di acqua. Allora, vuoi fare una piccolissima pausa? Magari facciamo intanto la domanda, quella domanda lì, la giriamo subito a Stefano, così ti fai un goccio d'acqua. No, come secondo, volete, come... Io sono già operativo. Vai, e allora fagliela tu un attimo al volo, visto che comunque puoi spiegarti meglio sicuramente di me. Allora Stefano, la domanda che è soggiunta prima, quando abbiamo, nelle varie parti dell'overhead, abbiamo visto lo Star Warning test, no? È venuta questa domanda, me l'ha fatta Remo, è a mia discolpa, lo dico, metto subito le mani avanti. Ma è vero, è vero. In pratica si chiedeva se ci fosse uno stick shaker per Airbus, quando poi mi è stato fatto notare giustamente che Airbus, volando sempre entro un inviluppo controllato, comunque in stallo non ci va. Però l'osservazione che ho fatto, ho detto comunque da normativa tutti gli aerei devono avere uno stall warning, quindi ce l'avrà pure Airbus, però non ho idea di come sia fatto, cioè come funzioni, non so se ci può illuminare. C'è lo stall warner e basta, il side stick non è motorizzato come lo stick shaker che hai sul 737. E cosa, cioè, quindi hai solo il rumore, ti dirà stall sicuramente. Sì, esattamente. Lo stallo, il riconoscimento dello stallo ovviamente parte già da molto prima. Arrivare nello stallo vuol dire che già ci sei, quindi c'è stata una situazione prima che l'ha fatto entrare e l'ha fatto sviluppare, di conseguenza parametri, velocità, muso molto in alto, buffeting del velivolo, vibrazioni, calo del rumore aerodinamico, sono tante cose che poi vengono valutate, portano l'aereo poi ovviamente stallare, già lì si possono riconoscere, si può fare qualcosa. Quando arriva proprio lo stallo viene proprio chiamato, ovviamente, quindi sentirai il buffet totale, l'entrata totale dell'aereo nello stallo, e sentirai l'aereo vibrare e andare giù e andare completamente in stallo, e poi avrai ovviamente i fly warning computer che partono e fanno attivare lo stall warner, quindi avrai stall, 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 con il sottofondo della repetitive chime sul 320, così come ce l'hai su anche sugli altri aerei, però il side stick non si muove. Ok, quindi non ha come il Boeing, come il 73, non ha appunto una cloche che vibra, ma c'è solo questo allarme. Oltre ad intervenire, sì, solo, perdonami, solo, sembra un po' riduttivo, oltre ai sistemi che intervengono in determinate maniere, chiaramente. Sì, esattamente, esattamente. E questo succede in tutte le situazioni, perché io ricordo comunque di un incidente del genere, di un aereo, adesso non ricordo nemmeno quale, che comunque durante, lo stavo facendo un volo di collaudo, che comunque precipitò proprio per uno stallo. Allora... Lo stallo è, l'aereo è protetto, ha una sorta di protezioni, l'Airbus ha una riconfigurazione, ovvero normal low, alternate low, direct low, è un po' lunga adesso, cerco di farla breve. Sì, 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 giusto, sì, appunto. Lo stallo in sé è un qualcosa di aerodinamico, è un qualcosa di fisica, è l'eccedenza dell'angolo critico, è l'angolo d'attacco critico, non c'è altro, si può stallare di fatto a qualsiasi velocità. Le protezioni sono lì per aiutare, non sono lì per mettere un veto alla fisica che da migliaia di anni, millenni ormai va avanti, la fisica non la puoi cambiare, è quella, quindi l'aereo non dovrebbe stallare in normal low, non è detto che possa succedere, possa capitare una situazione, al momento non ancora verificata, nella quale possa succedere. Certamente l'aereo in alternate low, se ha avuto dei problemi e si è riconfigurato in questa situazione, può essere stallato perché le protezioni non sono attive. Non tutte. Ok, perfetto. Grazie mille Stefano per il chiarimento. E niente, Pasquale, se vuoi puoi andare avanti. Si è finita la piccola pausa. No, vabbè, grazie a Stefano mi ha consentito una piccola pausa. E anche un approfondimento interessante, perché alla fine... È sempre molto interessante comparare anche. Sì, sì, sì.
Infatti Allora, ricordo l'ultima comparazione fatta tra Boeing e Airbus, è stata molto 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 interessante quella serata, magari ne capiteranno altre in un futuro. dico a Stefano, magari perché si è collegato adesso, che sicuramente gli strapperò una risata. Ci siamo imbarcati deliberatamente nella questione dell'ossigeno a bordo, con tutte le sfaccettature che questo può avere, e ti lascio immaginare quanto tempo è andato via per quelle sottigliezze normative che È conosci una bene. delle cose più odiose, credo, da analizzare, perché è un fatto di normative e nessuno conosce i parametri a memoria. Infatti, quando ci capita, andiamo a guardare direttamente i manuali, non sappiamo dove cercare quella roba lì e via. Ecco, la domanda che è stata posta, che poi ha aperto questo mondo, User è joined your stata channel. appunto quanto ossigeno c'è a bordo, e quindi di conseguenza poi la questione con le quote, i tempi a quella quota, la percentuale di passeggeri. Vabbè, insomma, avrai già intuito dove siamo andati a parare. Sì, assolutamente, è piuttosto complessa come cosa, è per quello che infatti ci sono i riferimenti con le tabelle sui manuali, perché dipende, sai cosa, anche per la cabina o per noi davanti, il cockpit Esatto, è proprio oxygen in c'è un questo ci bottiglio siamo da sotto, imbarcati, c'è il... bruttamente. Esatto, ma bisogna vedere, sono tante cose, cioè per fartela, giusto per spararti due cose così, bisogna vedere quanto ce n'è, quanto ne è rimasto, quant'è la temperatura fuori, la temperatura, bisogna dividerla, bisogna vedere quante persone saranno poi in cabina, se ce ne sono due più l'osservatore sul jumpsuit, quindi bisogna andarsi a vedere semplicemente i manuali perché sono numeri, sono tabelle, quindi non puoi impararti la memoria. Assolutamente. E infatti poi la questione, ho detto, beh, se volete parlare di ossigeno ne parliamo in una serata specificatamente dedicata a questo, perché insomma è un argomento abbastanza lungo. Comunque, io direi passiamo alla questione overhead, ritorniamo alla questione overhead se non ci sono altre domande, così cerchiamo almeno di chiarire queste parti di cui Sì. parlavamo. Allora, la parte che ho evidenziato riguarda i comandi di volo. E sostanzialmente, Mandate sì. qualcuno che non ce l'ha portato in mano, gli rimandate il link per la lavagna grafica in modo che magari Stefano che è entrato ora, se vuol dare un'occhiata, riesce a vedere quello che fa vedere Pasquale. Qualcuno dello staff riesce a Sì, vederlo la al mando volo? subito. Grazie. Ok, Ah, non grazie. l'hanno mandato. Allora, questa parte, per quanto strana vi possa sembrare, a parte comando dello yaw damper, diciamo che condizioni standard non si tocca, ma letteralmente non si tocca, ed è uno dei motivi per cui sta così in alto, perché abbiamo detto comando in alto, comando che usi di meno, sostanzialmente. O che non usi di frequente nel volo, ecco. Infatti, quei due interruttori con la guardia, questi qui, leggete bene se leggete flight control e c'è un off. In pratica, che cosa vanno a fare quegli interruttori? Vi risparmio il funzionamento specifico dello standby rudder perché è un casino, però, cioè, in realtà non è che è un casino, però richiederebbe una conoscenza un po' più approfondita dei sistemi. Diciamo che sostanzialmente se tu sollevi quelle due guardie nere e porti comandi da on su off, letteralmente si chiude una valvola. E quindi i comandi idraulici dell'aereo perdono di essere, cioè smettono di essere idraulici, letteralmente. Quindi togliete potenza idraulica ai comandi. Quello che vi posso dire è che in alcune circostanze molto abnormal, non è insomma qualcosa che generalmente si può cioè meglio, si fronteggia perché c'è una procedura, eccetera. Però nella pratica dell'emergenza, diciamo, per farla molto semplice, sono emergenze molto difficili in cui incorrere. Io posso andare a togliere potenza idraulica ai comandi da uno specifico sistema idraulico, quindi posso andare a toglierlo dal il 737 ha tre sistemi idraulici, sistema A, B e lo standby. Sono due indipendenti, A e B, e poi c'è lo standby che serve in caso due sistemi precedenti non funzionino o funzionino male. In pratica, io in quel modo, alzando quegli switch, alzando il lato sinistro, vado a dire smetti di dare potenza idraulica dall'impianto A. Alzando lo switch di destra, dico vai a togliere potenza idraulica, pressione idraulica alle superfici User was moved to your channel. Dal sistema B.
Ripeto, è un utilizzo abbastanza, diciamo, non vado ad Intanto. approfondirlo perché nella simulazione è difficile che lo dobbiate usare, insomma. Semmai andiamo a No. parlare di qualcosa di interessante. Intanto Pasquale, ci tengo a salutare mia moglie che vuole passare un attimo per farti i saluti. Tu Oh, l'hai Antonella, conosciuta lì bene. all'intervista. Sta qui, entra, appena entrata. Ciao Antonella, un abbraccio. Come stai? Ah, no, non. Mi sa che un attimo Non solo. so se riesci perché è appena entrata. Vabbè, appena riuscirà a rispondere, risponde, se no scrive in chat. Ok, comunque, ciao, benvenuta. E niente, scusa Pasquale l'interruzione, va. No, ma ci mancherebbe. Quindi diciamo quei due interruttori, se le provate al simulatore, diciamo ammettendo che funzionino, però mi è stato detto che insomma è abbastanza realistica la copia che utilizzate voi, verifichereste che i comandi semplicemente non hanno più l'idraulica, se li spegnete tutti e due l'aereo va in reversione meccanica, quindi va sostanzialmente diventa una sorta di Cessna gigantesco. Ha più potenza idraulica per muovere superfici. Questo non vuol dire che non riusciate a muovere superfici, però significa che per muoverle, voi sappiate che c'è una procedura dove sono previsti dei punti dove puntare i piedi nella parte anteriore del glare, quindi davanti a voi, immaginate seduti, la proiezione delle vostre ginocchia. Poco sotto i display ci sono due punti dove è previsto puntare i piedi e tirare la cloche per poter operare l'aereo anche senza potenza idraulica, però è User estenuante, disconnected insomma, si from your fa in channel. due, quindi può comunque pilotare, però non so come questo venga simulato, ecco, nell'ambito della simulazione perde un po' di senso. Idem, i pulsanti spoiler che fanno la stessa cosa, però per appunto. Intanto ti ha salutato in chat perché dice che non riesce a far funzionare il microfono. Chi? Scusami. Antonella. Ah, ok. Comunque la saluto, sicuramente ascolta. Sì, no, ascolta, sì. Allora, lo standby, vedete, c'è scritto standby hydraulic. Lì ci sono tre spie. Queste tre spie, sono i tre, diciamo, le tre problemi che potreste avere su idraulica di standby. Che cos'è l'idraulica di standby? È il terzo sistema idraulico dell'aereo che sopperisce, è una ridondanza, serve per sopperire a eventuali problemi in uno o più degli impianti standard, quindi nella B o in. Le spie sono abbastanza semplici, le prime due, l'altra rientra in quel discorso che mi evito volentieri di fare. Sostanzialmente c'è un low quantity, quindi bassa, poco olio, semplicemente nell'impianto di standby. Impianto di standby che non ha, cioè ha un suo reservoir, quindi ha un suo reservoir, è la pronuncia corretta di questa parola. Pratica un serbatoio suo, però attinge dall'impianto B. Ora qui ci andiamo a impelagare un po' nella questione degli impianti, però alla buona è molto molto difficile che se si perda l'olio nell'impianto B si perda anche in quello standby per come è costituito. Però immaginiamo che ci siano tre serbatoi distinti. Quindi low quantity, che è la spia più in alto, significa non c'è olio nello standby, quindi l'impianto non semplicemente. Poi c'è sotto low pressure, quindi pianto all'olio, forse non ce l'ha, ma comunque per certo non sta sviluppando pressione idraulica, quindi in pratica è come se quell'impianto, anzi, a lato pratico, quell'impianto non sta funzionando. Quindi Quindi low low pressure. pressure. Poi Poi abbiamo abbiamo standby rudder sotto, by rudder on. Ripeto, ci rifacciamo al discorso che ho glissato prima su come funziona l'impianto ausiliario del timone. Timone di direzione parliamo. Però, diciamo, magari potremmo prevedere una sera di parlare di abnormal procedure, anche interessante, potremmo vedere più nello specifico questo. Passiamo a Sì, qualcosa di molto interessante. volentieri. Scusami, Pasquale. Da Vai, vai. Facebook Giacomo ci chiede: qualora si disattivasse il sistema idraulico, come verrebbe dato il feedback ai piloti?
In che senso il feedback? Immagino si ritenga ci sia un feedback idraulico. Ah, Ah, ok. ok. Eh no, chiedo questo perché non so se sta parlando del feel oppure se come proprio io vado a comandare l'aereo. Perché la questione è profondamente differente. Adesso proviamo a vedere se mi risponde, te lo dico. Ok, diciamo che se l'aereo perde l'idraulica, comunque è pilotabile con estrema difficoltà perché il 737 ha i comandi cablati, tra virgolette, cioè ci sono proprio dei cavi che vanno fisicamente dalla cloche alla superficie, quindi applicando una forza notevole, grazie all'utilizzo di alcune balance tab, quindi di alcune superfici particolari, io posso andare a comunque ottenere un effetto, seppure con grande difficoltà, però l'aereo rimane controllabile. Se invece si riferisce al feel, vabbè, il feel in quel caso non ha alcun senso di esistere, perché avendo perso l'idraulica, ovviamente il feel, che è quella sensazione artificiale che viene riprodotta nell'aereo per sentire un carico maggiore a maggiori User velocità, disconnected from your channel. non ho più l'idraulica, quindi il feel smette di funzionare, semplicemente, cioè non ha più senso che funzioni. E io nel frattempo che magari risponde, faccio il cattivo della situazione e dico. Ok, il Boeing ha cavi, cablaggi e roba varia che Airbus non Non è sa cosa vero, sia, anche non Airbus giusto, ce li ha. Stefano? Come ti dirà adesso Sì, Stefano? assolutamente. Scusami, il 320 in direct low diventa un 737. Oh, mo, no, no, oddio, oddio, diventa un 737 e Pasquale si sta alzando dalla sedia. No, 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 No. sono cosciente di questo, cioè l'Airbus ha il timone collegato direttamente con il timone, con la pedaliera e il trim collegato direttamente con lo stabilizzatore, se poi Stefano mi corregga se non è così. Sì, quello sarebbe il mechanical backup, che è l'ultima risorsa. Io metto fuoco, cioè scusate, metto benzina sul fuoco perché questi paragoni, come sapete, attivano molto le chat, quindi le persone stanno lì proprio per queste cose, vogliono capire, vogliono scoprire come è successo l'ultima volta. Perdonate il mio momento di svago. Vai Pasquale, scusa. No, ma per carità, è interessante anche questo. Cioè, è evidente che un costruttore non lascerà mai un aereo proprio senza ultima risorsa, ecco, perché comunque me la vedo un po' difficile pilotare un aereo con timone e trim, però comunque qualcosa si riesce a fare. Ora non so se ci sono dei drill specifici, training, sicuramente ci sono, però è una situazione secondo me proprio al limite estremo. Questo Stefano forse ce lo può dire meglio. Io da quel che ricordo, una volta, un po' di tempo fa, sono stato costretto dal mio istruttore, ai tempi del PPL, a volare solo con pedaliera e trim, e diciamo che dopo una ventina di secondi ho abbondantemente lasciato stare, cioè ho detto dai, lascia stare, evitami questa continua figura fumante, insomma, perché era molto difficile, ve lo posso garantire, tenere anche solo il controllo dell'aereo. Sì, non è facile assolutamente. Devi anticipare molto. Assolutamente. Poi se inizi a prendere, poi nell'aereo di linea è sicuramente diverso, però se inizi a prendere una certa attitudine l'aereo, difficile che ne esca, soprattutto sul bank, insomma. Bisogna anticipare, bisogna conoscere anche il comportamento in quel caso, per cui c'è un mechanical backup, ma questo penso ve lo possa spiegare meglio Stefano. O Airbus, ecco appunto. È esattamente quello, non c'è altro. I tuoi motori, perché vabbè, dipende dal tipo di emergenza, i tuoi motori magari possono essere ancora accesi. Mechanical backup è esattamente quello. Hai soltanto il rudder e il rotellone che è attaccato al THS dietro, il Trimble Horizontal Stabilizer che è il piano di coda, c'è nient'altro. E la differenza sostanziale con il 737 è che invece nel 737 tutti i comandi sono connessi da cavi e sono connessi da più cavi per comando. Per esempio, per dirvi anche questa è una sottile differenza, cioè una sottile osservazione, ogni comando non ha un solo cavo, perché se si rompe quel cavo sono problemi seri, ma ha
due cavi, quindi immaginate quanti cavi corrono fino alla coda dell'aereo per quanto riguarda l'elevatore, il trim, le servotab, cioè ogni comando che voi vedete muoversi sull'aereo, cioè le servotab non è il caso del 737, pensavo ad aerei più antichi come per esempio l'MD-80, però insomma ce ne sono tanti cavi anche nel 737 che vanno fino dietro, come anche ci sono tanti cavi che vanno alle superfici, anche tanti cavi, ci sono cavi che vanno agli alettoni per esempio, quindi insomma c'è un bel po', c'è un bel po'. Perdonatemi, io sto da cellulare, quindi non riesco a gestire il chat e PushToTalk per parlare. Gianmarco chiedeva, visto che ha scritto, non so se lui riesce a parlare, magari per farla direttamente a voce, chiedeva quindi per Airbus, un attimo che rileggo un secondo, o se qualcuno riesce a leggerla per me mi fa una cortesia. Chiede se non è possibile controllare il rollio su Airbus, quindi perdendo gli impianti idraulici. Stefano, vuoi rispondere tu? Scusa, non ho sentito il primo pezzo. Sì, Giacomo chiedeva se non è possibile quindi controllare il rollio su un Airbus quando si perdono gli impianti idraulici. Dipende da come si riconfigura l'aereo. Gli impianti idraulici, il mechanical backup è una cosa, la perdita degli impianti idraulici non è direttamente conseguenza o associata comunque al mechanical backup, non necessariamente. La perdita di tutti e tre gli impianti idraulici comunque crea una situazione di involabilità dell'aereo, cosa che al momento non credo sia mai stata provata. Il fatto di avere il mechanical backup, comunque con il rudder hai l'effetto secondario il secondary effect dell'uso del timone di coda, il rollio. Quindi il rollio comunque lo puoi controllare con il mechanical backup. È proprio quell'anticipo di cui parlava Stefano prima, cioè il fatto che io se do il piede a un lato sulla pedaliera, il timone si sposta in quella direzione, l'aereo inizierà a rollare molto lentamente in quella direzione, cioè nella direzione del piede, insomma, quindi del piede che avanza. Però è lento, cioè non è una cosa che avviene immediatamente. Poi, penso soprattutto con il timone piccolino che c'ha l'Airbus, insomma, me la vedo abbastanza difficile. Ecco perché i Sì, indubbiamente. pianti sono estremamente ridondanti. E, sì, sono quelle situazioni dove, ecco, la ridondanza delle parti fa in modo che tu in quella situazione praticamente non ti troverai mai, però dovesse capitare. L'ultima risorsa ce l'hai. Questo è il senso. Fabio mi scrive che Giacomo prima chiedeva se in una situazione di volo IFR con la perdita totale dell'impianto User idraulico, disconnected from your avendo channel. perso il fill, c'è la possibilità di overstressare la struttura, cioè il User fill ci disconnected from your impedisce channel. su Boeing di andare a tirare troppo i comandi, opponendosi di fatto anche come sensazione al comando del pilota. Beh, allora, questo non te lo so dire in senso stretto, però escludo che sia possibile overstressare l'aereo nel momento in cui tu non hai l'idraulica, semplicemente perché più vai veloce, più è difficile muovere la cloche. E già a basse velocità devi puntare i piedi e tirare. È difficile overstressare l'aereo, diciamo, in quella condizione. Dovresti avere una forza inumana che ovviamente non hai, proprio perché hai perso l'idraulica. Quindi, andando avanti, abbiamo poco sotto, abbiamo questo alternate flap. E questo alternate flaps è un comando molto semplice, noi i flap li azioniamo idraulicamente, no? Quindi abbiamo un comando Scusa un idraulico. attimo Pasquale che dobbiamo switchare un attimo e tornare sulla board. Eccoci, grazie. Ok, ci siete? Ci siamo. Ok, allora, l'alternate flaps vi consente, nel caso in cui il comando primario di movimento dei flap smetta di funzionare, perché può rompersi il motore idraulico, può non esserci pressione idraulica, per vari motivi, comunque i flap sono azionabili elettricamente in questo caso. Quindi io abbasserò quella guardia rossa, tirerò giù l'interruttore su ARM, quindi armerò il sistema di alternate flaps, quindi passerò non più da flap controllati dalla leva che si trova vicino alla manetta, ma
da quell'interruttorino piccolino che vedete lì, che è abbastanza divertente. Potete abbassare i flap o alzare i flap da quell'interruttorino. Per cui immaginate la condizione in cui un flap si è bloccato, perché non è tanto quando li dovete scendere, anche. Ma la situazione secondo me è più necessaria, cioè quella per cui è veramente utile quell'interruttore, è la situazione in cui voi i flap li dovete togliere. Perché magari c'è stato un jamming del dispositivo. In realtà, se c'è stato un jamming, non si va a toccare, però diciamo, stiamo ponendo situazioni abbastanza particolari. Però, idea Perdona, di. Pasquale, parlo Sì, per me da, come sai, da ignorante in questi termini, ma magari anche per chi hai non li ragione, conosce hai tutti. ragione, Jamming, intendi per? hai ragione. Un bloccaggio potremmo dire, cioè Ok, il grazie. flap si è incastrato in qualche modo, insomma, non avanza. Perché si è proprio incastrato fisicamente. In quel caso il flap si lascia com'è, il comando non va toccato perché puoi generare una simmetria di flap, cioè i due flap si aprono con angoli diversi e questo crea una situazione pericolosissima, per cui l'aereo inizia a rollare verso il flap che si è aperto di meno. Allora, sostanzialmente che succede? Immaginate che i flap stiano scendendo normalmente, no? A un certo punto una cerniera dove il flap scorre si blocca, non so, si impunta, si danneggia, si rompe, quello che volete. Il flap si blocca. Hey, wake Ora, la up! potenza idraulica è sufficiente, perché ce n'è tanta nell'aereo, è sufficiente comunque a, come dire, forzare questo sistema. Quello che di solito succede su 737, perché è progettato proprio per questo, per evitare, insomma, problemi ulteriori, è che si rompa un giunto, che collega la barra che muove i flap dal motore che muove i flap. Quindi semplicemente si disarticola il flap dal motore. E quindi il flap rimane bloccato in quella posizione, quindi non c'è più modo di muoverlo. Però può succedere che magari questa cosa non si rompa, questo giunto cedevole non si rompa, per cui i flap iniziano ad essere asimmetrici, pericolosissimo. Per cui io che cosa vado a User fare? Nel caso disconnected di from jamming, quindi channel. nel caso in cui ci sia questo bloccaggio, io non vado a muovere più i flap, cioè come stanno, stanno, e li lascio stare. Al massimo provo a risolvere la simmetria. Arretrando il comando del flap, però ripeto, ogni situazione poi ha la sua evoluzione. Però la cosa interessante è che se dovesse rompersi il motore idraulico, cioè non che si rompa la barra, si rompe il motore idraulico, cioè non arriva più pressione al motore dei flap, voi potete muoverli elettricamente. E in In pratica, pratica, c'è una domanda? sì, stavo chiedendo, ok, e per il pilota che si trova in questa situazione c'è uno strumento che può verificare per vedere che è in effettiva Yes. simmetria? Assolutamente. A fianco alla leva carrello, a fianco alle spie del carrello, c'è quel gauge tondo, non so se l'avete presente, dove ci sono i gradi Sì, dei flap. presente. Le lancette sono due lì, non è solo una, perché sembra sempre una, ma ce ne sono due. E ogni lancetta ti dice left e right, quindi ti dice se i flap diventano asimmetrici. Quindi le lancette si separano e tu ne vedi due. È abbastanza inquietante Ho capito, quindi in pensarlo. quel caso si parla di asimmetria quando appunto se ne Yes, vedono due. yes. Perfetto, grazie. Hai una flap asymmetry che ha il suo drill, ha la sua, insomma, ha la sua procedura per essere non risolta. È difficile risolverlo, però diciamo, se non è risolvibile, almeno mitigare l'effetto. Grazie. No, ma ci mancherebbe. Quindi, se voi attivate, armate il sistema di alternate flap, poi da quell'interruttorino off non fa niente, semplicemente tiene il motore elettrico fermo. Se lo portate su up, il motore elettrico è molto più lento, di quello dei flap, quindi è parecchio più lento, inizierà a far salire, i flap, quindi è l'equivalente di avanzare la leva dei flap, quindi richiederà angoli sempre più bassi, fino a chiuderli. Se invece lo tenete giù, quello. Li apre fino all'estensione totale. Una cosa interessante è che quell'interruttore, non so se dal simulatore è possibile vederlo, però quell'interruttore è a molla. Quindi se dovete scendere, dovete stare tenendo il pulsante in giù finché non arriva alla cosa desiderata. Questo è fatto in modo tale che voi non lasciate il pulsante in giù e i flap iniziano a scendere senza, cioè magari poi ve ne dimenticate, perché ovviamente siamo in una condizione abnormal, quindi è facile ignorare che i flap stiano continuando a scendere e ci sono problemi gravi. Anche perché, contrariamente
all'impianto dei flap ufficiali, diciamo quelli standard, idraulici. Comando elettrico se ne frega del flap relief, ovvero se voi cercate di aprire i flap oltre un certo angolo a velocità elevate, voi comandate l'apertura e il flap si blocca, cioè non va oltre. Quel sistema va oltre, quindi rischiate di fare danni serissimi all'aereo. Ecco perché quel sistema è a molla, in modo tale che uno difficilmente rimanga attaccato, per così dire, al comando, superando i limiti. E non so se funziona il simulatore, credo di sì, cioè non vedo nessuna difficoltà. Allora, io sto facendo in questo preciso momento la prova. Io ho con il modello della PMDG, quindi che è abbastanza, è molto fedele, però c'è una discrepanza appunto nel selettore per andare farli scendere o farli salire, che semplicemente con il, molto semplice perché con il mouse, però non ti dà l'effetto della molla. Cioè, se io premo in un lato, lui rimane fisso in un lato, devo riportare la posizione su off. Ah, ok. Semplicemente. Non so se il simulatore simula questa C'è questa anche. discrepanza, però ho fatto la Però, prova. allora, adesso io ricordo, non mi prendo meriti che non siano me. Fabio mi ha ricordato che tempo fa fece Andrea Casolari, che è il nostro istruttore, un altro nostro istruttore Boeing, un ragazzo molto molto preparato, che ancora Pasquale non ho avuto modo di farti conoscere, e fece proprio un quiz in merito a questa situazione. Proposta proprio da delle immagini fatte al simulatore, quindi sicuramente è simulabile questa situazione, però nello Ah, specifico non saprei ok, dire come perfetto. Sì, funziona. comunque è simulabile. Ok, perfetto, Cioè, perfetto. stavo solo proprio spiegando la discrepanza sulla spiegazione di quello che succede in real, dove il selettore up, off and down a fianco alla guardia dell'alternate flap è a molla, Sì, è mentre. spring loaded quello lì. Esatto. E Invece ha la. Ha senso senso. se ci pensate, proprio per evitare problemi più gravi. Da Facebook invece abbiamo altre due domande sulla simmetria. Una, Giacomo chiede se la simmetria può essere eventualmente bypassata trimmando l'aileron. E un'altra da Marco per Stefano chiede come si rileva invece una simmetria dei flaps su Airbus. Ok, io do la risposta stringata per Boeing sul trim dell'aileron. Nel 99,9% dei casi non User è disconnected previsto, from your channel. diciamo, User compensare la disconnected from your simmetria channel. con il trim degli alettoni, che è pensato per fare proprio tutt'altro. Anche perché di solito una simmetria di flap, laddove pronunciata, comunque non è bypassabile dall'azione del trim degli alettoni, per cui bisogna, insomma, lavorarselo parecchio. Quello 0,01% dei casi è sempre quella imponderabile percentuale di casi in cui ovviamente non segui le procedure previste in User nome disconnected di from your channel. una sicurezza maggiore, se vogliamo dire così, perché magari, non so, tipo il comandante ha idea che con quella situazione possa risolvere il problema piuttosto che. No, però generalmente questo è assolutamente non previsto, ecco. User joined your channel. Ah, perfetto, perfetto. Che tra l'altro è l'aereo nella quale ho scattato questo screenshot, nella che stiamo vedendo appunto sulla lavagna, quindi sì, è simulato in teoria. E questo, intanto ringrazio anche chi ha fatto questo screen, in questo Ah, di caso mi sono niente. perso chi, ecco Matteo, per aver fatto questi screen, questo non è l'unico, e grazie. Di niente, anzi, grazie a voi. Ma ci Ah, ci mancherebbe. Poi non mancherebbe. so se Ma non so. Stefano vuole rispondere alla domanda che era Domanda che era arrivata arrivata. prima. Sì, Fabio, ripetere un attimo la domanda che era per Stefano. Si chiedeva come si rileva su una simmetria dei flap su Airbus. La simmetria in sé ovviamente può portare a un controllo del velivolo in maniera diversa, quindi già lo noti perché l'aereo sta facendo, magari sta iniziando una rollata non comandata, quindi già quello potrebbe dare una prima indicazione. L'altra cosa è poi l'ICAM, dai Flight Warning Computer, non so, sul 737, sull'Airbus ci sono i wingtip brake, che praticamente bloccano l'escursione, la corsa dei flap, e a quel punto ovviamente parte l'ICAM, flight control,
e flap locked, e ovviamente lo vedresti anche sull'engine warning display, che è la parte dell'ICAM, la parte superiore dei due monitor ICAM, e da lì praticamente avresti la procedura. Più c'è riferimento sul QRH, bisogna vedere dove si sono bloccati, cosa è bloccato, se gli slat, i flap, in che posizione, per vedere poi la velocità massima che si può effettuare, e la velocità poi per l'atterraggio e la configurazione d'atterraggio, che però viene calcolata tramite l'electronic fly bag, non viene calcolata dall'ICAM. L'ICAM non ti dice tutto, ovviamente. L'altra cosa da tenere in conto con una situazione del genere è il fatto di, adesso non so sul Boeing come funzioni, però penso probabilmente sia abbastanza simile, perché le avioniche alla fine sono quelle. È il fatto di, la prima cosa, di fermare la velocità, nel senso di selezionarla in modo tale che l'aereo non acceleri e non rallenti. Questo per evitare ovviamente di andare oltre le velocità consentite per i flap, come da placard. L'altra cosa sono i consumi. I consumi dell'aereo ovviamente sono aumentati, e quello che la box dice non è più completamente vero, perché ovviamente non lo sa, non sa cosa effettivamente l'aereo ha o in che posizione si sono fermati. Quindi il calcolo del carburante che viene fatto dalla box, voglio dire l'MCDU o il CDU sul Boeing, quello che voi chiamate comunemente FMC, quello non è più vero. Stessa cosa se c'è il carrello bloccato. Quindi questo è quello che succede. Ecco, quindi scusami, ti faccio la domanda io a questo punto. Allora mi è parso di capire che in realtà tu avrai un ICAM nel caso di un jamming o qualche particolare problema Esatto. sul flight control, ma non hai comunque uno strumento che ti rivela la discrepancy tra la posizione dei due flaps, cioè il destro e il sinistro, intendo. No, non ci dovrebbe essere, perché c'è il wingtip brake che li mette, che li ferma, che ferma la corsa per non farli andare in, come si dice, Ok, li per non fa farli essere rimanere sempre diversi. allo stesso angolo, alla stessa posizione. Sì, esatto. Non so se sul Boeing c'è, sinceramente. Allora, no, non c'è nessun dispositivo che ferma, cioè ci sono dei giunti, cioè è molto meccanico la questione, cioè se c'è una simmetria semplicemente si rompono. Servirebbe farti vedere una foto della Wheelwell, dove c'è proprio la barra che comanda i flap. Praticamente, per come è costituito, se un pannello si rompe, semplicemente non hai nessuna misurazione che quel pannello si è rotto. Cioè, se si rompe il singolo pannello non ci puoi fare niente. Però, per come è costituito, semplicemente si bloccano tutti i flap di quel lato e questo genera una rottura di questo giunto cedevole che quindi di fatto interrompe il movimento dei flap. Quindi è molto meccanica la questione. Oltre all'indicazione che hai nel cockpit. Ah, ok, va bene. Sull'Airbus ovviamente hai la parte meccanica e il wingtip brake, e poi c'è l'ICAM che ti dice quello che sta succedendo. È chiaro che poi bisognerebbe vedere come Boeing li fa muovere, cioè qual è la logica, perché ovviamente la parte meccanica degli attuatori sicuramente, però dietro ci deve essere un computer, sicuramente una logica come Sì, c'è il sull'Airbus flap computer con che si occupa specificatamente di esattamente. questo. Come sull'Airbus LSFCC, che si fa è un computer di fatto che rileva volta per volta le posizioni. È un computer con due canali, dove praticamente lui volta per volta va a vedere dove sono. Esatto, è la stessa cosa che poi come uscita ottica il Boeing ha le lancette, ha le due lancette dell'indicatore della posizione dei flap e l'indicatore che dicevo all'inizio del video per gli slat, quindi hai comunque la posizione di tutte le superfici. Però all'atto pratico, per come è trasmesso il moto dalle viti, dalle jack screw del flap alla barra di movimento, semplicemente c'è un dispositivo che
oltre una certa coppia si rompe e impedisce al flap di continuare a, cioè a tutta la semiala e di conseguenza blocca anche l'altra di continuare ad estendersi per, generando, cioè bloccando una simmetria entro un valore tollerabile, ecco, che poi può essere corretto con gli altri dispositivi. Ma di solito non si corregge, ripeto, perché non è previsto da checklist. Che cavolo sto dicendo? Non da checklist, stiamo parlando di emergency, di abnormal, quindi Vabbè, non c'è tranquillo, proprio procedura. dopo 2 ore di live succede, non ti preoccupare. Quindi abbiamo comunque la possibilità di muovere elettricamente i flap. Ora io propongo almeno. Se siete d'accordo di fermarci ai controlli, ai flight control, e magari il resto dell'overhead lo potremmo investigare, cioè, o meglio, ne potremmo parlare in una successiva live, se siete d'accordo. Sì, magari Sì. completarla in una successiva e poi appunto se rimane il tempo approfondire quel discorso dello ossigeno che dicevi, magari, se non è Sì, rimasto tanto da perché questo. Sì, perché no, volentieri, no? molto Se non volentieri. è un problema, volevo fare una domanda veloce. Come no, ma prego. Io volevo chiedere delle pompe idrauliche. Cioè, nel caso, cioè, quando l'aereo fa il pushback, io volevo chiedere, cioè, mentre avviene l'imbardata verso destra o sinistra, le pompe idrauliche devono essere accese o spente? Allora, su 7-3, ma questo da quello che ho visto almeno tante volte, è vero anche per Airbus, però per quanto riguarda la posizione degli interruttori delle pompe ti posso rispondere agilmente. Allora, durante il pushback viene inserita una spinetta nel carrello. Questa spinetta, che ha un grosso nastro rosso, per dire non me la dimenticare, perché sennò perdo la possibilità di sterzare la ruota davanti, semplicemente inibisce l'impianto idraulico e quindi il carrello diventa libero, non c'è più alcun blocco idraulico. Questa spinetta, quando tu la inserisci, apre una valvola che semplicemente spressurizza il carrello, quindi la forca del pushback può girare il carrello agevolmente senza nessun fastidio. Tanto che, non so se ci avete fatto caso, sulla porta del carrello anteriore del 737, molto spesso, cioè praticamente sempre, c'è una linea rossa. Esiste una linea rossa verticale. Aspettate che prendo una foto, Sì. ve la mostro. Un attimo solo, ve la carico su. Datemi proprio un istante. Allora, vedete questa linea rossa? Questa verticale. Praticamente, non so se è chiaro, se è chiara, questa è la ruota davanti. Il davanti dell'aereo è verso destra, cioè dove c'è scritto VT, lì c'è il muso, cioè verso lì c'è il muso. E, in pratica, quando la forca gira la ruota, la può girare massimo finché la ruota non combacia, cioè. Immaginate la ruota di profilo, no? Fin quando non arriva fino a quella linea. Perché se va oltre, supera la massima escursione della ruota e la piega, cioè rompe proprio il ceppo del carrello anteriore. Per cui quel segno rosso significa massimo fino a qui tu puoi arrivare con il muso della forca. Se superi, spezzi la ruota, semplicemente. E per rispondere alla domanda che faceva, non ho visto chi. Ionis. Scusatemi. Era Ionis che faceva la Ah, domanda. Jonas, ok. Quindi per rispondere alla tua domanda, questo è quello che succede a terra, cioè ficcano questa spinetta, quindi o c'è pressione o non c'è pressione, comunque il carrello perde la pressione ed è libero di essere mosso. Per quanto riguarda quello che succede a bordo, e questo ripetiamo quello che si diceva all'inizio, dipende dagli standard operativi della compagnia, perché so che ci sono compagnie che non lo fanno, però. Per quanto ne so io, l'impianto alfa, l'impianto A dell'aereo, che è quello che pressurizza il carrello, cioè lo steering del carrello, cioè la sterzata del carrello, viene spento per una questione di ridondanza, non perché ci sia,
motivo, cioè se tu non lo spegni, comunque la spinetta inibisce il carrello, però per una questione di ulteriore sicurezza, secondo gli standard della compagnia, tu vai a spegnere l'impianto alfa, l'impianto A, e quindi lo steering del carrello perde ulteriormente la pressione idraulica, quindi anche nel caso in cui la spinetta fallisca, tu sei sempre al sicuro, tra virgolette. Non so se ho risposto alla domanda. C'è un'aggiunta che ti faccio, questa poi ne parleremo, però normalmente le pompe idrauliche dei motori, quelle Engine 1 ed Engine 2 che tu hai qui, togliere l'immagine, queste qui, no? Quelle più esterne, non le vai a mettere su off perché quindi non vai a spegnere il lato A del motore perché verosimilmente durante il pushback non è acceso quel motore. È anche una delle ragioni per cui sui Boeing si accende prima il motore di destra. Vabbè, ma questo poi ne parleremo. Ma li tengono su on queste due perché dovete sapere che mentre le pompe elettriche, quelle centrali, che sono scambiate, e anche questo poi vi spiegherò perché, cioè se notate al lato sinistro c'è Electric 2 e al lato destro c'è Electric 1, c'è un motivo per cui se le hanno girate. Però mentre le pompe elettriche tu le spegni, quindi non generano potenza idraulica, quello che tu sicuramente vai a fare nel simulatore, metti su off la pompa del lato A, l'Electric 2, quella engine verosimilmente la lascerai su on perché uno è il motore spento, ma due, perché difficilmente andrei a mettere su off perché la pompa idraulica del motore non la puoi spegnere in quanto è collegata fisicamente al motore. Allora, come si fa ad isolare la pressione pneumatica, la pressione idraulica del motore? Vai ad aprire una valvola che semplicemente bypassa il fluido idraulico, lo ributta nella pompa, per cui semplicemente il fluido va sempre in circolo e non entra nell'impianto idraulico. Quindi l'impianto idraulico da parte del motore non viene pressurizzato. Il punto è che quando tu vai a mettere su off, il sistema funziona al contrario, cioè si attiva il solenoide che apre la valvola, cioè significa che il solenoide, cioè questo elettromagnete, viene attraversato dalla corrente e la valvola viene aperta. Questa valvola di riciclo viene aperta. Il fatto che questa valvola sia in funzione genera calore perché il solenoide si riscalda per via della corrente e abbassa la vita operativa del solenoide. Per cui per evitare che questo cavolo di solenoide sia in funzione, perché il solenoide funziona solo quando tu metti su off, cioè quando tu non vuoi pressione idraulica, allora quel Quel comando comando viene viene lasciato lasciato molto molto spesso. spesso su on, semplicemente. Ecco perché tu non lo vai a mettere su off, a meno che il motore non l'hai già avviato, a meno che non è previsto dalle procedure della compagnia, quindi tu andrai a metterlo su off. Ma in tutti gli altri casi, quando sei fermo a terra, le pompe dei motori su on, in modo tale che il solenoide resista, sopravviva. Perché non si surriscalda e tutto il resto. Ok? Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì, grazie mille. No, ma ci mancherebbe. Allora, senza farlo apposta, hai risposto anche alla mia domanda in merito appunto al discorso del lasciare su on le pompe idrauliche dei motori come appunto come sistema come nella checklist di Secure, quando si fa fare si va a riportare l'aereo in con den dark. Ah, ok, beh sì, allora questo è il motivo, anche perché poi c'è un'altra considerazione da fare, se il motore non gira, o se gira molto piano, ovviamente non genera pressione Certo. scusatemi, idraulica, accidente a sto pneumatico, e quindi semplicemente puoi lasciarle anche su on, tanto non genera alcunché. Diversa cosa sono le pompe elettriche. Invece avevo un'altra domanda, invece riguardo ancora gli alternate flap. Andiamo. Allora, come ho potuto anche constatare prima che avevo fatto la prova, i flap in modo elettrico con il sistema dell'alternato si aprono, cioè li puoi aprire e li puoi chiudere con il selettore a molla. Ho visto però che gli slat sono rimasti giù. Tutto L'hai tenuto tutto su? su. No, No, era una domanda retorica, ovviamente. no, vabbè. Nel senso che molto spesso, allora, chiariamo,
Quel sistema agisce solo e qui purtroppo mi vorrei far vedere proprio vabbè, ho alcune foto della Wheelwell del 737, però non ha senso adesso iniziare a spiegarvi tutto, però Perché io posso provare a immaginare che lo SLAT più che altro sia, a differenza del FAM, ma poi io sono ignorante in confronto, quando si vanno ad aprire, vada giù in quel caso di alternato, sia servo assistito dal sistema elettrico, ma poi rimanga fisso giù per una questione di gravità e non ritorni più su, ma ovviamente è una congettura che sto facendo io. No, 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 no. Ecco, vedi. Infatti, non è per gravità che rimangono giù, ma è perché si crea un idraulic lock nell'attuatore. Semplicemente tu immagina, per spiegarti un po' quello che succede, immagina di avere una siringa senza User in your ago, no? channel Sai, piena timed out. d'acqua. Metti il dito davanti al foro davanti, ovviamente, ripeto, senza ago. Tu premi la siringa. Se è piena d'acqua, non c'è aria, la siringa non si muove. Se continui a tenere il dito e tiri la siringa non si muove comunque. Quello si chiama idraulic lock, cioè quando un fluido idraulico si trova in un attuatore e non ha via di uscita, semplicemente quella cosa è bloccata, cioè non c'è modo di Ok. muoverla. Quando tu vai a mettere su ARM gli alternate flap, tu vai ad aprire una valvola per i soli flap, non c'entra con gli slat, perché gli slat rimarranno dove sono. Ecco perché. E questo è quello che dicevo prima, no? Sulla questione degli slat, no? Gli slat hanno un loro controllo specifico e noi andiamo ad attuarli attraverso la stessa leva che utilizziamo per muovere i flap, ma sono due sistemi distinti, proprio hanno due specificità diverse, sono due Ok. sistemi che lavorano separatamente, anche se sembrano muoversi all'unisono, come è corretto che sia. Quindi che cosa succede? Che quando tu vai a armare quel dispositivo, quella leva, quel interruttore, pardon, armato, quindi vai a mettere su ARM, si apre una valvola di relief dei flap, quindi significa che i flap è come se tu togli il dito dalla siringa. Adesso tu con una certa forza riuscirai comunque a tirar via flap, fluido idraulico e tutto, no? Quindi che succede? Che sostanzialmente. Però questo avviene sui User soli joined your flap, gli channel, slat joined your rimangono channel. bloccati dall'idraulic User lock disconnected e non from your c'è modo di channel. tirarli su perché semplicemente non è possibile per questione di peso andare a mettere un singolo motore elettrico di backup al motore idraulico degli slat, quindi gli slat si assume che rimarranno come stanno. Okay? La mia ironia sul fatto di l'hai tenuto tutto su era proprio sul fatto che se tu pensi che quella sia un backup della leva dei flap, no, assolutamente sbagliato, cioè non è un backup della leva dei flap, perché la leva dei flap muove flap e slat, invece quel comando muove solo i flap. Perdonami Ok. Pasquale, Dimmi. faccio subito questa domanda che è già tardi. Sì. Io volevo chiedere del rullaggio con un solo motore, cioè perché so che per Airbus, come è stato detto nella scorsa live, che si accende il motore numero 1. Per Boeing è uguale oppure... Allora, io non ti so dire molto del One Engine Taxi perché non è, cioè, o meglio, la sostanza è quella, cioè quella che si è detta in quel video, però non è una procedura molto utilizzata non per quanto riguarda Boeing, per quanto riguarda certe compagnie. Quindi il discorso è che tu la vai a fare per preservare un motore. Per rispondere alla tua domanda, cioè, o meglio, per allungare la vita di un motore, perché comunque rulli è un motore, quindi uno è fermo, ha meno ore sul groppone. Poi ovviamente il one engine taxi ha senso, cioè quello che voglio dire è indifferente il motore che tu vai a spegnere, perché tanto avrai sempre una spinta simmetrica, a meno che ovviamente se vogliamo portarla a dei livelli proprio maniacali, se tu devi fare tutte le curve a destra, ovviamente ti spegnerà il motore di destra in modo tale che il motore di sinistra ti aiuti nel girare a destra. Però vabbè, questo non viene fatto. Viene È. fatto. No, magari guarda Pasquale, per intervenire in questa cosa faccio forse io la domanda un attimino
utile per quanto riguarda la simulazione, per non prolungare ulteriore la cosa, magari, perdonami, io adesso se intervengo. Diciamo che, tralasciando il discorso di varie regolamentazioni di compagnie e roba varia, generalmente, considerando il discorso da aereo, quindi da fermo al gate, il primo motore che viene avviato, lasciando perdere il single engine o meno, il primo motore che viene avviato durante la procedura, l'1 o il 2 per il 7-3? Generalmente il motore 2 Ok, quindi è il considerate gli destro. UNS quello per quel discorso là. Ah, Più che la occhio, ragione, notte la ragione è molteplice, ci sono diverse ragioni per cui viene avviato il 2, Chiaramente, ma chiaramente. dipende anche questo dalle SOP, cioè non c'è nessuna ragione costruttiva, o meglio, ci sono pochissime ragioni costruttive che potrebbero far propendere per quello o per quell'altro. Però, ecco, su 737 una delle ragioni aggiuntive riguarda la questione delle pompe che si diceva prima. E alimentando il sistema alfa idraulico ha l'attuatore di sterzata, quello sarà il motore ultimo che avvio, verosimilmente quando ormai il pushback mi ha spinto e ha smesso di sterzarmi. Quindi per una questione insomma, di questo tipo, ma è Ma è una ok. piccola, piccola causa che Causa che propende verso sì, questo. ma ripeto, poi ci sono, come ho sempre detto, ragazzi, ci sono diverse variazioni che variano da compagnia a compagnia, tante volte addirittura da aeroporto a aeroporto e via dicendo. Quindi Assolutamente senza sì, entrare nel assolutamente sì. Più dettaglio. Sì, Ale. che altro, se non vorrei ricordarmi male, ma quando abbiamo fatto poi anche l'altra live dove abbiamo spiegato le varie SOP, ce l'ha detto Stefano, se non ricordo male, che il suo amico ha detto che Boeing non fa, ma qua è rarissimo che Boeing faccia Boeing sì. il single engine taxi alla partenza. All'arrivo è molto più facile, ma alla partenza era sconsigliato. Quindi, per esempio, anche, cioè, parere mio, 737 si fa il taxi con entrambi i Taxi con motori alla entrambi i motori alla partenza, mentre partenza, all'arrivo ne mentre spegneremo uno. no, ripeto, questo è un discorso molto molto complesso, come spiegato Sì, più di questo una si capirà volta, meglio. molto più complesso, molto vario in base a compagnie varie, ripeto, appunto aeroporti stessi e via dicendo. Noi, come detto anche con Stefano, abbiamo generalizzato un metodo ridotto solo per fargli acquisire ai ragazzi pratica con le procedure, solo per quello, non perché poi nella realtà fosse sempre per forza così. Ok, grazie mille. Ok, Pasquale, guarda, io siccome penso che anche tu una certa sia fatta un'ora e non, giustamente non puoi. Sì. Posso intervenire solo per una cosa del taxi perché ho una domanda già da prima che non era inerente Sì, no, all'overhead. infatti stavo proprio dicendo questo e poi ti lascio la parola a Fabio. Magari Pasquale, se tu sei d'accordo, portiamo poi avanti quello che è rimasto dell'overhead e magari in un'altra serata approfondendo con il discorso eventualmente dell'ossigeno fatto prima e via dicendo, e magari lasciare un po' di spazio alle domande che si sono accumulate inerenti e non a tutto ciò che vengono dalla pagina. Per non Sì, rubarti ulteriore sono tempo, se no d'accordo. ti facciamo fare. Sono qua i ragazzi, ti tengono da qui e dalla pagina, No, ti vabbè, ma terrebbero fino se alla vogliono farmi prossima settimana. altre domande anche meno inerenti, io ci sono ancora una decina di Sì, no, minuti, infatti volentieri. esatto, le abbiamo lasciate proprio alla fine della lezione per non andare off topic. Quindi sì, magari ricominciamo a rispondere a quelle domande che non sono inerenti alla materia, lasciandoti Pasquale un paio di minuti che devo portarti su per una cosa poi dopo finita. Sì, Vai, va Fabio. bene. Nicoletta, che ringrazio per la pazienza, ci chiedeva. Chi controlla la velocità di un aereo durante il taxi? Perché è curiosa di sapere, insomma, se c'è un modo per riscontrare eventuali irregolarità. Pasquale, per rispondere a Eventuali questa domanda, irregolarità? Sì, immagino di superamento della velocità sul taxi. Vabbè, allora allora. Pasquale, per rispondere a questa domanda, Nicoletta, se ricordi, è Ah, quella ragazza di Napoli sì, che che venne a Roma, quindi saluto, sì, mi esatto, quindi ricordo. sai anche, ricordi anche il lavoro che fa, quindi ecco perché ti fa questa domanda. Sì, assolutamente. La saluto e insomma le rispondo volentieri. Allora, discorso della velocità di rullaggio. Sì, ovviamente c'è un riscontro. Grazie all'IRS, di cui parlavamo prima, della piattaforma inerziale, noi abbiamo la possibilità di misurare in qualsiasi momento la velocità dell'aereo rispetto al suolo, che ovviamente a terra è l'unica velocità interessante. Per quanto riguarda il rullaggio, per cui cioè sul navigation display in alto a sinistra, c'è scritto piccolino GS, e la GS, la ground speed, appunto, è la velocità che l'aereo ha rispetto al suolo. Quella viene misurata sostanzialmente dalla piattaforma inerziale. Questa ground speed.
No, non deve superare, dice, poi anche questo dipende da aeroporto, compagnia, situazione, eccetera. Verosimilmente comunque non dovrebbe superare i 30 nodi, che sono comunque più di 50 km orari, che per un aereo è una bella velocità. User Quindi 30 se... nodi per 30, quanto? sì. Ok, chiaramente su rettilineo, non quindi in No, in eventuali. curva, se la curva è stretta, finisci male User se disconnected from your ci channel. provi. Ovviamente in curva molto molto meno, massimo, ma proprio visto dando massimo 12 nodi e comunque si sente che bella tirata. Quindi io vado a vedere la ground speed e regolo i motori di conseguenza, per cui User vado, joined your ma channel. guardate, nella maggior parte delle situazioni dai proprio un po' di motore per vincere l'attrito statico, diciamo, delle ruote, quindi mettere in movimento l'aereo, poi arretri User quasi fino disconnected from your all'idle, channel. quindi quasi fino al minimo i motori, e l'aereo continua a camminare perché comunque i motori anche al minimo spingono, cioè una piccola spinta che è sufficiente a farlo avanzare. Se l'aereo è vuoto, avanza anche al minimo, Ah, quindi infatti. perdonami, non è per giocarci, prima giocavo, adesso no, quindi anche per il Boeing in idle fa lo stesso funzionamento come sull'Airbus? Io pensavo di no, perdonami, ripeto, non è per, prima giocavo, adesso no, è una domanda seria. Anche per Boeing in idle comunque continua a camminare per la spinta generata anche in idle, quindi. Guarda, se sei vuoto, sì, cammina senza problemi, cioè in idle cammina da solo. Sei proprio Ok, vuoto, grazie. vuoto. E se sei pieno, di solito, ma proprio metti un pochetto, ma proprio poco in più e l'aereo mantiene quei 20 nodi da solo in rullaggio. Di solito non si superano i 20 nodi, meno che non sei proprio di fretta, però è pericoloso, diciamo, raggiungere Ok. velocità elevate, poi frenare un aereo con tutti i passeggeri dentro, insomma, di colpo non è piacevole. In merito a questo, quando siamo venuti a Bari l'ultima volta io ed Ecco, Andrea abbiamo appunto. fatto la taxi a Fiumicino che pensavamo che avessero avuto l'ok a decollare direttamente dalla taxi, ma vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, voi avete preso un volo particolare, Sì, sì. esatto. E quel volo è sempre così, purtroppo. Ok, altre domande, Fabio? Volevo Stefano, sì, vai soltanto Stefano. aggiungere magari per la domanda che era stata fatta dalla ragazza. Sì. La maggior parte delle compagnie aeree in Europa, e dico la maggior parte semplicemente per il fatto che ce ne sono alcune che possono, per vari motivi, per varie nature, utilizzare aerei che non sono sempre il 737 o il 320 o comunque aerei che hanno un certo tipo di sviluppo tecnologico. La maggior parte quindi delle compagnie su questo tipo di velivolo utilizza il cosiddetto FDM, il Flight Data Monitoring, che è esattamente quello che forse magari era il nocciolo della domanda fatta, cioè come si fa a vedere chi è che poi vede. Al di là dei parametri c'è la possibilità di vedere chi si è comportato bene e chi si è comportato male, perché quei parametri una volta che sono stati ecceduti vengono flaggati in automatico e riportati direttamente alla compagnia aerea. Ovviamente la compagnia che setta un certo tipo di parametro. Per quanto riguarda le velocità, sì, indicativamente si sta sui 20 nodi, massima velocità in un rettilineo sono 30, 10 nodi nelle curve più strette. Sì, assolutamente, ma non misura solo quello. Purtroppo in alcune compagnie misura anche, cioè purtroppo misura anche quando tiri giù il carrello, se lo tiri giù troppo presto, magari troppo lontano dall'aeroporto, cioè Sì, ci assolutamente sì. sono tanti parametri. Ad esempio, da noi viene misurato addirittura quando le manette vanno in toga. Sì, affermativo. Non Non solo, solo. tanti tanti parametri. Sì, Ok. sì, sì, sì. Fabio, altre Alcune volte domande? c'è la compiacenza della compagnia, c'è da dire, senza che metta adesso il peperoncino in questo discorso, per carità, però ci sono delle compagnie che hanno questo sistema, lo usano al contrario alcune volte. Però, come? Certo. Quindi la domanda è a Stefano.
Allora dovresti avere un'impostazione di potenza che ti consenta di mantenere una velocità costante. Ovviamente questa cambia in base al tuo peso, però non è che tu lo rapporti al peso, te ne accorgi in itinere, come devo dire. Cioè, tu vedi se l'aereo con l'impostazione di potenza inizia a rallentare, allora gli dai un po' più di motore finché la velocità non si stabilizza. Se vedi che l'aereo accelera, gli togli un po' di motore, diciamo, senza troppo importarti della potenza, perché comunque è difficile che tu sconfini il limite dei motori a terra, insomma, quel 50% che tu dici. Almeno questo farei io, ecco. Poi so che al simulatore è difficile essere precisi, forse sì. Magari l'escursione di una manetta, sai, vera, grossa, sai, millimetri fanno qualcosa. Al simulatore non so come tu vai ad incrementare la potenza. Io mi ricordo quando lo utilizzavo io, c'era il page up e page down per la potenza dei motori ed era abbastanza difficile essere precisi. Ah, ok. Beh, stesso feedback, stessa corsa, oddio, forse nemmeno tanto nella proprio stessa, però sì, Diciamo. diciamo che è un po' più gestibile rispetto ai sistemi di una volta, chiaramente sì. Poi dipende anche perché Sì, quelli ci vabbè, ma sono infatti proprio mo, senza, fatti. sì, senza adesso appunto entrare in merito, questo che anche lì è un discorso abbastanza lungo, quindi Stefano, vuoi rispondere anche tu a questa cosa? E sì, ero un attimo distratto. Stavo leggendo altre cose, scusa, se vuoi ripetere un attimino. Indicativamente, come dici te giustamente, do not ride the brakes, come si dice, quindi bisognerebbe su un rettilineo far accelerare l'aereo fino a 30 nodi, dopodiché applicare freno fino a farlo rallentare di nuovo fino a 10 nodi. È chiaro che in tutti e due i casi, sia single engine che con tutti e due i motori, possono esserci vari parametri, come appunto la salita, la discesa, la rampa in pendenza. Quello che si cerca di fare è di limitare quanta spinta gli dai, cercare di tenere una thrust costante se ne hai bisogno, altrimenti ritorna tranquillamente ad idle. Accettare semplicemente perché molti di voi vogliono, ad esempio, mettere la spinta e far andare l'aereo subito, deve partire, deve rullare, deve accelerare. In realtà non è così che funziona. Una volta messa la thrust, bisogna un attimo aspettare, lasciare l'aereo che cominci, insomma, pian piano a vincere la propria inerzia e in modo tale che possa andare via. Nella realtà, di fatto, quello che succede a volte è quello un po' di giocare con il tiller per far uscire letteralmente da quella posizione in cui era fermo il carrellino anteriore per aiutare leggermente l'aereo ad andare avanti all'inizio. Altre volte puoi avere, ad esempio, ne parlavamo prima, un carico molto basso. Ma anche, diciamo, facciamo conto anche un carico medio, perché ho visto comunque, almeno a me personalmente è capitato, hai magari delle giornate dove ti serve a terra l'engine anti-ice. L'engine anti-ice ora l'unico modo per poter supplire a quella richiesta da parte del sistema è quella di tirar su la spinta, quindi l'idle sarà più alto dell'idle senza l'engine anti-ice. Di conseguenza l'aereo, anche soltanto con gli engine anti-ice accesi, siccome tirerà sulla spinta, anche con le manette al minimo, comincerà ad avanzare da sé. Quello potrebbe essere anche un altro discorso. Per non divulgare oltre, ripeto, per me io ci starei qui fino alla prossima settimana, ma non voglio far prolungare molto più di Io, tanto se Pasquale e Stefano. possibile, avrei Avete... un'ultimissima Sì. domanda. Sì, un attimo solo, diamo un secondo precedenza alle persone che aspettavano dalla pagina, Fabio. No, sulla pagina non abbiamo altre domande per il momento. Ok, perfetto, vai. Domanda per Pasquale. Go ahead.
Allora, negli switch per il motore del 737 dell'engine start, diciamo, abbiamo, mi siamo due, tre, quattro posizioni, ovvero ground, auto, conte, flight. La flight a cosa serve? Ottima domanda, ottima domanda. E beh, il nome te lo potrebbe sicuramente suggerire, no? Allora, innanzitutto partiamo da un presupposto. Ti faccio una domanda, così ti è più chiaro anche, forse non so, ti faccio io una domanda, che così ti rispondi parzialmente alla domanda che hai fatto tu. Beh, che senso ha la posizione ground? Per l'accensione del motore si mette su ground e poi si aspetta che arriva al 25%, eccetera, eccetera, si dà carburante. Ok, ma dico perché c'è scritto ground? Ok, Perché va utilizzata per terra. Perché allora perché c'è scritto flight? va utilizzata in volo. Non è così semplice, però diciamo ha senso quello che tu stai dicendo. Allora, precisiamo, perché quel comando secondo me è un po', come devo dire, secondo me porta un po' di fraintendimenti. La tua domanda assolutamente è giusta, è corretta. Allora, ground avvia il circuito di start a terra, quindi tu lo utilizzi appunto ground a terra per l'avviamento dei motori e perché appunto allora, come funziona l'avviamento di un motore? Tu hai idea di come viene avviato un motore a getto, motore turbofan o turbojet, insomma, più o meno la stessa cosa. Più o Hai più o meno meno idea? ho capito che viene presa dell'aria compressa che inizia a mettere in moto la ventola, a cui poi viene messo, diciamo, il combustibile. Ok, esatto, cioè c'è dell'aria compressa che porta in rotazione insomma, sì, in realtà porta in rotazione i compressori e poi, insomma, aumenta la pressione. E quello che però ha senso in questa domanda è che all'interno della camera di combustione ci sono delle candele che servono per aiutare e facilitare l'accensione del carburante proprio nella fase di start, no? Adesso queste candele, quale sistema utilizzare? Da quello switchino tra i due L ed R. Tu selezioni l'altro sistema, poi anche qui c'è. Va a mettere su. Vai ad utilizzare entrambi. Quando tu vai a mettere su GND, ecco, rispondo. Tu vai ad utilizzare una sola sorgente, cioè un solo sistema di queste candelette, ok? Vai ad utilizzare, che so, il destro in base a quello che hai selezionato. Questo serve a terra perché a terra il motore parte comunque startup che gli consente di Pasquale, questo. ti stiamo sentendo a scatti e non so se anche, no, anche Fabio lo sta segnalando che ti stiamo sentendo a scatti. Adesso Mi sentite meglio? mi sento Sì. meglio. Allora, fin dove avete seguito? Io dal cellulare pochissimo e niente, non so i ragazzi magari dalla DSL da casa riescono a sentire meglio. No, no, è andato a scatti quasi subito, se riesci magari a ripetere l'ultima parte. Ok, allora, dicevo, se voi considerate come parte un motore a getto, o come funziona un motore a getto, in pratica i compressori iniziano a girare, l'aria raggiunge un'alta pressione, un'alta temperatura. Questa viene miscelata con il carburante. Il carburante viene acceso sia dall'aumentata pressione e temperatura, ma anche ad uso di, cioè per via di User was moved to your candelette, channel. delle candelette che si chiamano igniters, che su 737 ci sono due sistemi, c'è cioè un sistema left e un sistema right, che sono indipendenti. Ora, dal selettore che si trova fra i due, come devo dire, fra i due manopoloni, no? È presente? Ci sono tre posizioni, quindi puoi scegliere left, right o both. Quindi puoi dire utilizzo le candelette del sistema di sinistra, non del motore di sinistra, del sistema di sinistra, cioè che. Sistema 1 potremmo dire,
del sistema 2 o entrambi. Adesso, quando tu utilizzi, normalmente tu non metti su both, metti su un solo sistema, ok? Durante lo start a terra, appunto ground, tu vai a utilizzare le candelette che hai selezionato, quindi un solo sistema, ok? Perché comunque il motore è progettato per partire in un certo modo, diciamo senza entrare troppo nel tecnico, gli basta un circuito di candelette, ok? E lo stesso nella modalità continuous, quindi cont, che tu utilizzi al decollo, o in condizioni di pioggia o altre condizioni, ok? Quindi, per esempio, condizioni di ghiaccio o di turbolenza, vai a mettere su continuous per dire tu tienimi le candelette in funzione, perché se il motore in un certo momento non dovesse farcela da solo a sostenere la combustione, comunque ci sono queste candelette che la riaccendono, ok, tra virgolette. Ora, quando tu selezioni flight, okay, flight serve per il restart in volo, come hai correttamente detto tu all'inizio. La differenza fra ground e flight è che ground, il motore sostanzialmente parte da fermo, quindi parte da zero, ha un certo modo di comportarsi e quindi richiede l'utilizzo solo di un circuito di candelette. Per la modalità di riaccensione in volo invece hai bisogno di entrambe le candelette per sicurezza, e quindi quella modalità va a far funzionare il motore in un altro modo, perché no, che scusami, ho detto male, veramente la stanchezza, perdonami. Non è che va a far funzionare il motore in un altro modo, va a far funzionare il modo in cui il motore viene avviato, riavviato in questo modo, il relight, in modo differente. Quindi utilizza entrambi i circuiti di candelette, anche se tu vai a selezionare un solo circuito da quell'interruttore. E diciamo che puoi immaginare in maniera molto semplice che ground serve a far partire il motore da zero speed, mentre flight serve a fare un cranking, quindi un avviamento del motore mentre sta già girando, sì, a mulinello, okay. Diciamo così. Ok, quello che cambia, la cosa più evidente che cambia è l'utilizzo delle candelette. Ok. Ok, allora guarda Pasquale, io non farti dilungare oltre, perché capisco che siamo quasi veramente oltre 2 ore e mezzo di live e sei anche abbastanza stanco dopo una giornata, chiaramente lo capisco. Direi che se tu sei d'accordo rimandare gli ulteriori approfondimenti per chiudere questo argomento e poi affrontare quell'altra una prossima volta, e ringraziare chiunque ci stia seguendo ora o vede poi il video nei prossimi giorni. Assolutamente sono d'accordo, sì. Allora, io intanto ringrazio come sempre appunto tutte le persone che sono state presenti questa sera, tutte coloro che ci hanno seguito dalla pagina Facebook o che vedranno il video nei giorni successivi anche dal nostro di canale YouTube. Ringrazio tutto lo staff che come sempre è stato fantastico per realizzare questa serata, e ultimi ma non meno importanti, come dico sempre, Pasquale che si è incaricato di questa cosa e Stefano che è entrato in corso di serata. Veramente grazie, grazie, grazie a tutti quanti. Ma ci mancherebbe, grazie a voi, per me è un piacere, sono contento di divulgare quello che so. Poi sì, chi è che ha detto? No, io. Pasquale, stoppavi un attimo un secondo, avrei una cosa da chiederti in privato. Già io ho detto, ah, io, okay, scusa, tranquillo. Ok, scusa. Ok, allora chiuderei qui la live sulla pagina, grazie, un saluto a tutti, ciao, grazie Pasquale, grazie Stefano, grazie a tutti, grazie per lo staff, grazie a chi ha partecipato. Ciao. Grazie. Ciao. Buonanotte, grazie.